Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E noi on board, stamattina mi ha scettato su, adoro lo caffè, lo stereo per canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a fornire, ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Signore e signori, buonasera, benvenuti a questo ennesimo appuntamento con la trasmissione Oltre il Comune, sempre dalla terrazza di LTV. Siamo in compagnia di quattro ospiti, tra consiglieri comunali ed assessori a Palazzo Mosti. Il piacere di avere qui, appunto, su questa splendida terrazza, Luigi Trusio, consigliere comunale di opposizione UDEUR, Enrico Castiello, buonasera, assessore comunale, buonasera, all'ambiente e Partito Democratico, Luigi Ambrosone, consigliere comunale di opposizione UDEUR, e Giuseppe Zollo, consigliere comunale del Partito Democratico. Li ringrazio per la partecipazione a questo incontro televisivo Oltre il Comune, una trasmissione appunto che si prefigge di andare oltre quelli che sono gli schemi, oltre quelli che sono i dettami, diciamo i canoni un po' standardizzati di una politica che purtroppo non riesce a dare quelle tante risposte che i cittadini si aspettano, e quindi appunto un momento per sviluppare un dibattito costruttivo e propositivo. La scorsa settimana, assessore Castiello, l'abbiamo fatto proprio con il mondo associativo, quindi siamo andati proprio oltre, e poi abbiamo parlato appunto di ambiente, di tematiche ambientali, di prospettive che possono venire dall'ambiente, di sfide anche in termini di sviluppo che vengono dall'ambiente stesso. E devo dire la verità, sono emerse tante idee, tante cose che potrebbero essere prese in considerazione laddove appunto l'amministrazione fosse attenta e praticasse una politica dell'ascolto, ma di questo ne parleremo tra un po' proprio con l'addetto ai lavori. Io vorrei partire invece dal Consiglio Comunale di questa mattina. Non si è celebrato, i soliti problemi, però presente la maggioranza oggi, quando non si riunisce il Consiglio ci sono problemi, la maggioranza è tutta nel palazzo. Perché non si è riunito? L'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, i lavoratori dei consorzi hanno occupato l'aula consiliare, hanno messo su l'ennesima protesta per la tutela di un diritto che purtroppo non viene loro riconosciuto. Allora c'è una sentenza. Perché non viene applicata questa sentenza? Insomma, cosa accade? Lavoratori, eppure noi sappiamo bene, questo lo sa sia la maggioranza che l'opposizione, proprio i lavoratori dei consorzi sono stati un cavallo di battaglia importante nell'ultima tornata elettorale, quando Fausto Pepe era candidato sindaco per la seconda volta. Quindi vogliamo capire un po' cosa accade. Io partirei da Enrico Castiello, che è l'assessore all'ambiente, e cercare di capire un attimo la vicenda di stamattina, ma ovviamente con prospettive future, ricordando ai telespettatori che chi volesse intervenire può farlo mandando sms al nostro numero di cellulare in sovraimpressione. Intanto Vittoria, intanto buonasera a tutti. E sulla questione devo dire che insomma è abbastanza ingarbugliata, e non è che solo perché sono stati magari un cavallo di battaglia dell'amministrazione Pepe nell'ultima tornata elettorale, tutto quello che bisogna fare è andare contro, diciamo, alcune norme che in qualche modo potrebbero compromettere l'operato degli amministratori e anche nella responsabilità personale. Oggi lo sappiamo bene, voglio dire, io sono qua e non devo ricordare che qualche sentenza passata ha fatto pagare personalmente gli amministratori. Io stesso, per aver alzato la mano da oppositore nel 2003 e condonato sanzioni amministrative e depurazione ai cittadini, ho dovuto, insieme ad altri 40 amministratori della città, ho dovuto pagare personalmente una sentenza esemplare, qualcuno l'ha chiamata. E non voglio dire con questo che non si risolvono i problemi perché c'è la preoccupazione di pagare personalmente. Oggi è più difficile, le norme sono più restrittive, c'è una interpretazione più profonda, c'è un atteggiamento meno
diciamo, passivo e probabilmente rispetto alla questione dei lavoratori del consorzio, che qua mi pare siano Sono solamente in tre, ecco. sono i tre che hanno cominciato a Ma c'è una lavorare con la. sentenza però che dà loro ragione, perché non Ma viene attuata questa sentenza? Addirittura il presidente Leonardo, evidentemente. in una trasmissione su un'altra emittente, cito proprio la fonte, TSTV, ha detto che poi se si assumono questi tre lavoratori l'Asia va in dissesto. Pare che c'è Non addirittura un credo che avanzo. sia, non credo No, che sono sia parole questo. testuali che ha Non detto credo che Leonardo. sia questo. Io mi fermerei semplicemente all'atteggiamento del presidente Leonardo, che probabilmente è un po' cauto sull'assunzione definitiva di questi lavoratori, che a mio modo di vedere dovrebbe esserci senza nessun dubbio. E dall'altra parte probabilmente c'è anche una posizione del sindaco che dice che questa situazione bisogna risolverla, ma soprattutto perché sono lavoratori che in sé hanno il diritto del lavoro e di lavorare, E allora a perché non viene prescindere dal risolto? fatto che sono stati cavalli di battaglia o meno, di campagna elettorale o meno, perché sappiamo bene, le campagne elettorali si ha la capacità di parlare con tutti, la questione dei consorsi la conosciamo, conosciamo anche quali sono, diciamo, qual è stata la questione dei consorsi e la chiusura di tutti i consorzi della regione Campania e di quale, diciamo, futuro è stato Beh, previsto allora per i usiamo il termine, lo lavoratori. uso io che sono giornalista, si specula in campagna elettorale, si specula a 360 gradi. Forse qualcuno l'ha fatto, onestamente la Appunto. questione non mi Ma attira. io penso che innanzitutto credo che su una vicenda del genere si debba fare chiarezza. E diciamo il primo organismo deputato a fare chiarezza deve essere necessariamente il comune. Anche perché mi sembra un po' tra Fausto Pepe e Lucio Leonardo di assistere al famoso gioco, se la vogliamo dire sullo stile dei film americani, al poliziotto buono, poliziotto cattivo, oppure se la vogliamo dire proprio con un termine strettamente bocciofila, secca e tozza, no? C'è quello che dice no, non si può fare, c'è quello che dice bisogna rispettare la sentenza. Io credo di aver interpretato la posizione di Lucio Leonardo in questo modo. Leonardo non dice no a prescindere. Leonardo dice è un problema di merito e di opportunità. Perché se io assumo questi tre dipendenti dei consorzi, nulla mi dice che io possa finire col creare un precedente che diventa pericoloso. Perché se da oggi in 123. poi tutti quanti procedono con il ricorso, io so che ce ne sono già altri in atto. E il giudice deve dare ragione a tutti perché quella sentenza Che c'è un precedente precedente. lo ha creato. In questo caso, Diventa riferimento per i quanti ricavi. lavoratori deve assumere necessariamente l'Asia e in quali condizioni poi? Perché già il bilancio, nonostante quello che ci vogliono far credere, Che c'è un non è avanzo. proprio, diciamo così, brillantissimo. E quindi si creerebbe un problema anche di mantenimento della struttura. Per cui Leonardo ha una posizione che mi sembra chiara. Il problema viene dal comune, cioè il comune deve essere chiaro in questa scelta. Deve dire se bisogna necessariamente fare questo e se c'è un presidente che disattende un'indicazione del sindaco, ancorché indicato dal sindaco e da lui voluto e riconfermato, bisogna prendere No, dei ma io mi chiedo, provvedimenti. Cioè, se il scusate, io mi sindaco chiedo se una sostiene. sentenza di Non è un una questione magistrato politica, possa essere disattesa. No, ma lo è una diventa il rico politica, non è più necessariamente. una questione No, politica. lo Sicuramente diventa qualcuno gliel'ha necessariamente una spiegata. questione politica, in Sentiamo un po' automatico. ancora, sentiamo un po' ancora la Questa maggioranza sentenza, perché poi. secondo la mia opinione, non è stata disattesa. Infatti, stanno lavorando i tre che hanno, perlomeno in prima istanza, hanno vinto questa. E oggi che ci facevano sulla finestra? Io l'ho visto stamattina che lavoravano. Ah, ok, Vabbè, a hanno timbrato e parte sono andati sulla però, finestra. se posso, io No. penso che sono. Sentiamo un No, attimo, va bene. sentiamo un Sì, vai, attimo Peppe, vai. prima. A parte Zoli. un'altra cosa voglio dire importante, poi noi dobbiamo discutere anche di queste sentenze. Ci sono persone che hanno fatto la stessa richiesta, stanno facendo la stessa causa, alla fine alcuni hanno perso, altri hanno vinto. Io non lo so come si Tutti l'hanno riesce a perso. comprendere come un amministratore poi può prendere a lavorare una persona e un'altra persona Vabbè, se no. ci sono delle Questo è un sentenze, fatto purtroppo strano. quello Per poi quanto è una riguarda il questione di fatto sentenza elettorale, voglio applicazione. dire, la crisi dei consorzi è cominciata nel 2010. Io non lo so chi ne ha approfittato di questa cosa. Chi stava all'opposizione, chi stava in maggioranza. Non lo so Infatti ho come detto, hanno a potuto 360 gradi ho e parlato quindi come hanno di potuto cavalli di votare una battaglia che si maggioranza se utilizzano loro in ci campagna accusavano a Ma noi dovresti anche fare di qualche non passo aver fatto indietro niente. di come sono state Io gestite e di quale responsabilità si sono assunti gli amministratori per tenere quei consorzi in piedi con l'approvazione di bilanci che
e via dicendo. Però per stavamo parlando del presente. Prefettura, l'amministrazione comunale si è assunto la responsabilità. Enrico Castiello, tu sei un assessore operativo, lo stiamo anche vedendo da un'immagine della città che comunque è cambiata negli ultimi tempi. Non possiamo sempre ragionare col torcicollo, dobbiamo guardare il presente e il futuro. Quindi le responsabilità ci sono. La questione dei consorzi è una questione, è una storia tragica. Però in dubbio abbiamo anche le immagini, abbiamo i servizi giornalistici che raccontano di un candidato sindaco, Fausto Pepe, che ha gestito in campagna elettorale la vicenda dei consorzi alla grande e l'ha gestita anche in un certo modo, cioè voglio dire anche dando speranze, cercando di essere dalla parte dei lavoratori. Oggi esiste per questi tre lavoratori, ci fermiamo a questi tre, poi Peppe mi dice che ce ne sono altri. Sinceramente, io ho dei parenti molto, ma parenti stretti che lavorano nei consorzi, eppure ti dico che non mi hanno votato per questa problematica che hanno avuto. Io non lo so chi ha preso questi voti. Sinceramente, io credo che sia una questione da valutare a prescindere dai voti. Vabbè, ma questo era un inciso che ho fatto io. Sì, io credo che oggi perché in questo momento non c'è chiarezza? Io dicevo semplicemente che la cosa più giusta, secondo me, da fare, se il sindaco ha una posizione, e la sua posizione mi sembra abbastanza lapalissiana, visto che l'ha espressa anche pubblicamente sui giornali, se c'è un presidente di una municipalizzata che non rispetta quella che è una volontà, anche un indirizzo politico, perché a questo punto è anche politico, a quel punto deve prendere provvedimenti, certo. Non c'è altro da fare. Sindaco, perché altrimenti questa parabola non su una sentenza, più. Luigi, ha una posizione. Sì, però su questo la dice lunga. È giusto anche che sia così. Ho capito. Sentiamo un attimo, se il presidente ce l'ha differente, diciamo, non è che va proprio bene. Intanto sentiamo un attimo anche Ambrosone per completare il giro, poi vi faccio io la seconda domanda e ritorniamo. Rispetto a quello che è stato evidenziato, manca, come dire, insomma, qualche passaggio importante, è mancato qualche passaggio importante per farci comprendere appieno quello che effettivamente questi lavoratori rivendicano. Allora, la sentenza non è stata disattesa, è stata applicata, tant'è vero che questi lavoratori sono dipendenti ASIA. Esatto. Quello che contestano questi dipendenti è, come dire, insomma, così come diceva Luigi Trusio prima, questa poca chiarezza da parte del sindaco, perché mentre il presidente Leonardo con chiarezza ha fatto, come dire, ricorso alla sentenza e quindi ha prodotto ricorso per determinare la possibilità di licenziare questi lavoratori, in effetti, rispetto a questa prima sentenza del giudice del lavoro, quindi ha fatto istanza avverso la sentenza di assunzione, quindi di reintegro, non di reintegro, ma di assunzione di questi tre lavoratori. Questa sentenza cosa esprime sotto l'aspetto giuridico? Che cosa il giudice del lavoro motiva l'assunzione da parte dell'ASIA? Fa riferimento al passaggio di cantiere tra il consorzio e l'ASIA, considerando l'ipotesi giuridica che questi lavoratori, essendo dei lavoratori del consorzio Benevento 1, e quindi non di tutti e tre i consorzi, perché qui facciamo riferimento al Benevento 1, dove il comune di Benevento lo partecipava per il 51%, visto che sono stati, come dire, sciolti, per un passaggio di cantiere, quindi rispetto a quello che è il principio del passaggio di cantiere, l'ASIA, che è l'unica società nell'ambito del consorzio Benevento 1 della provincia di Benevento, che gestisce i rifiuti, avrebbe dovuto assumerli, quindi assorbirli tutti come un passaggio di potere, così come avviene per norma in tutte le altre, in tutti gli altri enti. Cito un esempio, quello per esempio del 118, quando si fanno le gare al 118 viene fatto il passaggio di cantiere tra una società e l'altra che subentra in virtù di quello che è previsto dall'articolo 37 delle cooperative, ma anche in virtù di quello che le norme anche per le altre società e non solo per le cooperative fanno riferimento. Quello che contestano questi lavoratori al sindaco è che il sindaco dice le sentenze vanno rispettate e sono state rispettate, però poi non fa nulla per evitare che l'ASIA produce istanza verso la stessa sentenza e la ribalta. Per ascoltare, quindi per andare in giudizio rispetto a questa prima sentenza del giudice. Perché se il giudice a settembre dovesse esprimersi non a favore dei lavoratori, questi vanno via. Quindi è l'ambiguità, mi permetto di dire questo termine, da parte del sindaco che loro contestano. Però voglio fare anche l'ambiguità, se in un altro una cosa importante, dicevo, il giudice se decide di sì
non è, va bene. No, no, dopo dico, no, di no, è l'ambiguità rispetto al fatto. Si poteva anche non ricorrere. No, Peppe, si poteva anche non ricorrere. C'è una sentenza, si rispetta, questi lavoratori sono stati assunti, non si ricorre verso questa sentenza. Poteva anche non sono lavoratori, sono lavoratori che da quando, perché se ricorri vuol dire che tu accetti la sentenza. Sono 4 anni. Sono 4 anni accetti, ma soprattutto va fatta un'altra cosa, intanto non sono 120 lavoratori, ma sono 35-40 che sono solo quelli del consorzio. Voglio rispondere un attimo a Cassiano, perché mi ha dato un attimo, mi ha lanciato una provocazione. È importante questo, soprattutto per il fatto che questi lavoratori da 4 anni sono stati, come dire, messi in croce, usando un termine, insomma, come dire, appropriato. Ci hanno marciato un po' tutti ma su perché? Questa vicenda, è chiaro. Non è vero che la Regione Campania, ma non per difendere la Regione Campania, non è stata attenta alla questione consorzi, perché in tutta la Regione ci sono 18 consorzi di bacino. Gli unici tre che nel 2010 sono stati sospesi e poi non sono stati più impiegati sono quelli di Benevento, gli unici tre. Per il resto gli altri lavoratori hanno sempre... Dopo il commissariamento. Perché? Perché per un'interpretazione sbagliata, perché la provincia di Benevento rispetto alla legge del 2010, se non ricordo male, la 26 del 2010, la norma che cosa prevedeva? Lo scioglimento dei consorzi entro la fine dell'anno, quindi entro la fine del dicembre del 2010, con il passaggio chiaramente di questi lavoratori alle società, affidando il ciclo integrato dei rifiuti alle province. Questa è la prima norma, se non sbaglio, del governo Berlusconi. Cosa succede? Quando è nata la SAMT. Esattamente. A luglio del 2010 si pensa, la SAMT nasce a dicembre. A dicembre. A luglio cosa si pensa? Si pensa bene, visto che la norma introduceva anche la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione, di fare in modo che questi lavoratori potessero potessero beneficiare degli ammortizzatori sociali della cassa integrazione in attesa che poi si costituisse la società provinciale e venissero poi trasferiti presso le società provinciali oppure presso quelle società che avrebbero attraverso un bando di concorso sarebbero aggiudicati. Avuto come dire, la possibilità di gestire i rifiuti nella provincia di Benevento, il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Benevento. Cosa succede? Attraverso questo accordo in prefettura tra provincia, comune e altri enti, quindi i consorzi con i commissari dei consorzi, si addiviene a questa soluzione, non considerando che per questi lavoratori, e questo è stato un errore gravissimo che non era possibile, insomma, come dire, consentirlo, non considerando che questi lavoratori non potevano fare ricorso alla cassa integrazione, perché la cassa integrazione può essere, come dire, considerata, può essere considerata come ammortizzatore sociale solo quando c'è un esubero di personale. Per loro non c'era nessun esubero, peraltro non era stata nemmeno definita la pianta organica, per cui non era possibile. Tanto è vero che il sottoscritto, insomma noi dell'Udeur, cercammo in tutti i modi di fargli avere un primo anticipo sulla cassa integrazione, che erano riferiti alle retribuzioni della cassa integrazione. E nel dicembre del 2010 questi lavoratori ebbero 1000 euro a testa, attraverso insomma un incontro che facemmo sì, con l'assessore Nappi. Dopodiché alcuni lavoratori attraverso qualche organizzazione sindacale che non ricordo quale fecero ricorso a questo strumento perché non era possibile determinare la possibilità della cassa integrazione perché la norma non lo prevedeva, l'articolo 14 se non ricordo male, e quindi a questi lavoratori fu revocata la cassa integrazione. Ecco, fatto questo, non c'è stata nessuna possibilità e non si è voluto in nessun modo trovare una soluzione e ritornare indietro, perché per questi lavoratori bisognava determinare una condizione diversa. Si poteva addivenire a questo se attraverso la SAMTE, come società, e lì non c'è stata la volontà politica, attraverso la SAMTE, se questi lavoratori fossero stati assunti alla SAMTE come società provinciale, il giorno successivo venivano messi in mobilità oppure venivano messi in esubero perché chiaramente la SAMT non operava, a quel punto gli si poteva dare la cassa integrazione. Il discorso qual è? È che non si è voluto mai assumerli presso la SAMT. Ho capito. Perché? E cioè, però, mancata la volontà politica. Andiamo avanti. Se fossero di maggioranza che non vogliono assumere la SAMT era provinciale. No, però io mi chiedo, scusa, se fossero stati assunti alla SAMT, loro potevano ricorrere alla cassa integrazione. Certo, abbiamo capito quindi chiaramente Luigi, oggi però andiamo avanti tranquilli. Ho capito, ma andiamo finisco avanti perché se siamo troppo lunghi vado a concludere. Questi lavoratori, grazie all'impegno della Regione Campania, anche con un impegno forte mio di noi consiglieri, riuscimmo a fargli avere un progetto
con un finanziamento di 2.300.000 euro da parte della Regione Campania con l'assessorato al lavoro, progetto che loro hanno fatto. Con questo progetto evitarono di essere licenziati, perché stavano per essere licenziati, c'è stata continuità, ma poi per il resto, dopo aver fatto un errore grandissimo da parte di Comune e Provincia, può anche darsi in buona fede, non lo so, c'è, ma l'errore c'è stato. Nessuno, ecco, ha cercato di donare una sanzione. E ancora oggi, nonostante la legge regionale prevede, prevede che devono, come dire, essere assunti attraverso l'ambito territoriale ottimale, attraverso Viato, si sta discutendo, si sta cercando di dare una soluzione, una legge. E auguriamoci che quanto prima possibile questo avvenga. Ecco, però io mi chiedo, no? Sulla nuova legge si potrebbe dire qualcosa. L'Asia alla fine avrebbe dovuto assumere solo 40 persone. Sì, però, e io mi chiedo, visto che l'Asia è sotto organico come personale, in questo la volontà politica dell'amministrazione comunale un pensierino voleva farlo. No, ma io mi chiedo, anche perché, scusa Luigi, dire, adesso devo fare noi un attimo, come Tares, sì, non, come tributi come sui rifiuti, scusate un attimo, aspettate, poi siamo tra i più cari d'Italia, per cui si voleva tranquillamente, ma non può essere una volontà politica, Enrico, perché la volontà politica poteva esserci anche della Regione Campania, se faceva la regina, assume la regina, ma non c'è ragione per fare una cosa del genere. Un attimo, vi faccio io la domanda e mi rispondete. Luigi, scusami un attimo, altre città della Regione Campania. Poi fare la domanda, poi rispondo, devo fare sì. La domanda la faccio a Castiello e poi ovviamente la ribalto a tutti. 8 assunzioni di interinali, allora perché? Ascoltami, ascoltami Vittorio, Vittorio, ascoltami. Vittorio, 70 di mobilità. Io non vorrei che dopo le dichiarazioni di Gino tutte le responsabilità, e vi ricordo, abbiamo parlato di volontà politiche, possano cadere sull'amministrazione comunale e sulla provincia. Qua non è che dobbiamo fare come dice Gigi, a chi azzecca e chi tozza, lo scarica delle responsabilità. Però ti devo dire, poi rispondo alla tua domanda. L'ultima norma sui rifiuti, legge regionale, che ha visto, diciamo, l'assemblea dei sindaci presente per convocazione a Palazzo Mosto per la costituzione degli ATO, e poi fui io il primo a presiedere quell'assemblea per diciamo, assenza del sindaco, dando l'opportunità ad alcuni comuni di poter intervenire e aderire agli ATO 20 giorni dopo, perché ci inventammo questa formula. Ma anche perché sennò sono non altro che la volontà della Regione Campania di scaricare tutta la questione rifiuti sui comuni e in questo caso sul lato. La nuova legge della Regione Campania prevede la costituzione di un ufficio, prevede un presidente e due presidenti e un componente per ogni sto che in provincia viene in qualche modo decisa. Se sono, le sto sono, diciamo, gli ambiti territoriali più vicini che hanno per come dire, sì, però una... io vorrei farvi capire una cosa, che ti devo dire in questo momento c'è il comune, la provincia, responsabilità, questo consiglio di amministrazione degli ATO deve poter organizzare e costituire anche gli uffici con il personale dei comuni e deve mettere una tassa su tutti i comuni, per tutti i cittadini, per far funzionare gli uffici che... e per fare le gare di appalto. Questo è quello che dico. Allora io dico, in questo modo ente sovraordinato è facile. E io che cosa faccio? Mi alzo la mattina e dico che Giovanni lo posso fare, non può andare a prendere più il caffè. E che sì, è così, e che Giovanni subisce questa cosa. I comuni e le province da parte della Regione Campania hanno subito questo, perché non hanno fatto una legge per organizzare, per sistemare la questione dei consorsi, invece che trasferire tutti i comuni, anche vabbè, questo tipo di responsabilità. Cioè, vabbè, cara Vittoria, ci vogliono le carte, le carte, un amministratore oggi, ci sono amministratori che battono il pugno sul tavolo con un pizzico di decisionismo, fatto tante vanno volte, avanti. Allora perché, io ti rifaccio la domanda, la rifaccio a tutti e quattro. Ma l'abbiamo fatto tante volte, rispondetemi sugli 8 interinali assunti, perché ovviamente sono contenta, perché 8 interinali assunti? Perché
noi ci hanno risposto che c'era necessità, che i lavoratori ASI devono andare in ferie a luglio agosto, e quindi c'è una vacanza, bisogna necessariamente c'è necessità di organico, quindi sì, l'ASI ha bisogno di nuovi tasselli. Enrico, scusami, il presidente, ma non è la prima volta, il presidente Leonardo ha tenuto qualche settimana fa una conferenza stampa dove ci ha spiegato a noi giornalisti un po' i conti, un po' di cose. La cosa che è balzata all'occhio, perlomeno dei giornalisti più attenti, è quella di vedere un presidente da solo, senza l'amministrazione, cioè non c'era nessuno dell'amministrazione. Cosa significa questo? Che siete un po' scollati? No. Fammi capire, perché credo. No, tu sei l'assessore all'ambiente, certo, avresti dovuto esserci, il sindaco avrebbe dovuto essere, qualche consigliere delegato. Cioè tu sei anche un assessore attivo, voglio dire, doveva avere onore averti a fianco. Cerchiamo di capire un po', era che mi sembra che c'è uno scollamento. No, assolutamente, perché sono stato sempre alla conferenza stampa. Io ti ricordo che sono assessore da 3 mesi e mezzo, dal 1 aprile, e le conferenze stampa dell'ASI sono state sempre presenti. Sì, ma il sindaco non c'era, però, come questa mai? Evidentemente questa a atteneva, ad una questione tutta interna all'operato dell'ASI da un punto di vista economico. Ma il comune è socio unico, cioè voglio dire, avrebbe dovuto, non potete giustificarvi così. Ha fatto un po' il cattivo, quindi, ma non c'era in quella conferenza. Ma dico, non è che il presidente ultimamente ha fatto un po' il cattivo, e quindi ci hanno preferito. Io vorrei anche capire se è stato rinnovato proprio il mandato a Leonardo, perché scadeva il 31/12/2013, e voglio sapere, non ve ne traccia sul sito, che dovrebbe essere, no, assolutamente non c'è traccia, sta scritto che il 31/12/2013 è scaduto, quindi oggi noi praticamente dovremmo essere con un presidente a cui non è stato rinnovato il mandato, e ne c'è pochi giorni fa il sindaco è stato a Roma a prendere un premio per il comune di Ciclone. Che cosa gli possiamo dire al presidente dell'ASI? Sicuramente commette errori, relativo, come tutti noi. Sai, Beppe, oggi mi hanno contattata su Facebook dei cittadini che stavano molto arrabbiati, perché hanno detto: quando prendiamo i premi, sulla pelle nostra che facciamo la differenziata, il sindaco se li va a prendere i premi come città riciclona. Quando deve caricare le tasse, no, lascia perdere, i cittadini sono arrabbiati, perché poi si beccano pure gli insivato. Sì, cioè, però, i cittadini sono attenti. Noi siamo uno dei comuni migliori sotto l'aspetto del premio. Sì, ho capito, il premio del riciclone lo prendiamo tutti gli anni, ma puntualmente, insomma, la situazione non è che migliora poi tantissimo. Possiamo le premialità a Brescia, la premialità si manifesta. A Brescia la premialità si manifesta con una riduzione della tassa, perché non è solo la coppa che ti prendi, cioè non puoi prendere solo la coppa, no? Ma noi ci basi, mi dispiace, e te lo dico subito, perché oggi se solo devi fare 100 km in più per sversare il differenziato che in qualche modo produce. Perché non ci attrezziamo, Enrico? Scusami, sono anni che questo sindaco sta parlando della raccolta differenziata fatta in 6x3 in campagna elettorale. Perché non ci attrezziamo? E fatti dire, però. Scusami, abbiamo avuto anche mesi di assessorato all'ambiente. Per sversare le bottiglie che raccogliamo, non abbiamo dalla piattaforma in zona ASI, dobbiamo andare a Manfredoni. E questo incide sui costi dei cittadini. Attrezziamoci, da quando lo dobbiamo dire? Da quando sono lo 8 anni di amministrazione. Vuoi che mi racconti che cosa abbiamo fatto con l'isola ecologica? Te lo racconto, se vuoi, una bellissima storia. E che cosa ha fatto la Regione Campania per poter trasferire a Benevento? Ma Enrico, scusami, ma com'è che la Regione Campania con il comune di Benevento c'è la morte con un sindaco PD e ma poi con quello di Salerno, che è lo stesso sindaco PD, evidentemente. Io ho intervistato De Luca e siamo riusciti a raggiungere i risultati anche senza l'aiuto della Regione. Ma se il sindaco non perde occasione di criticare Caldoro, oggi sì e domani pure, tutti i santi giorni, esce con un comunicato contro il presidente della Regione e fa questo da quando è stato eletto Caldoro. Per l'amor di Dio, il però in cui siamo posso dire il patrimonio dell'UNESCO non è venuto una città della sua regione. Ecco bene, hai aperto un argomento che mi interessa. Patrimonio dell'umanità. Però stai toccando un argomento un po' delicato. No, è un argomento che mi interessa. Questo dobbiamo capire ancora. Allora, noi forse lo sappiamo, ma la gente se ne è accorta che siamo diventati patrimonio dell'UNESCO. Come siamo patrimonio dell'UNESCO? Come ma noi siamo capaci veramente di. Cioè, noi siamo patrimonio dell'UNESCO con i ragazzini che giocano a pallone davanti alla chiesa. Scusate un attimo, Peppe. Però siamo capaci. Peppe, tu mi devi rispondere. Quali sono i risultati prodotti dal patrimonio? No, mi devi dare una risposta concreta. Oltre il più Europa. Che tipo di Europa. Oltre il più Europa? Come se fosse niente. Oltre il più Europa, che è stato dato a tutti i comuni. Vabbè, è stato dato. Lasciamo perdere. Oltre il più Europa, mi devi dare una risposta sulle progettualità di questa amministrazione che vanno oltre il più Europa.
cosa è stato prodotto? Ecco, l'UNESCO cosa ha prodotto concretamente in termini turistici, di sviluppo, di occupazione? La targhetta vicino alla chiesa, l'assessorato delle attività produttive, Vittoria, cosa proposta a dare? Noi ci parliamo addosso. No, tu mi devi dare io risultati, ti do la mi devi rispondere. Ci parliamo addosso da una vita che non riusciamo a prendere i fondi europei, non facciamo niente in tutte le città. E perché non lo facciamo? E da chi l'unica città da me? Che li ha presi. Come avete detto, lo devo fare io il progetto europeo. Se mi fai finire. Lo dovete fare voi siete gli amministratori. Avevate un assessorato, avevate l'assessore Lepore che era delegato all'agenda 2007-2013. Cosa è stato fatto? Professionista, però mi devi far finire di parlare. Ti dico, l'unica città del sud Italia che è stata capace, per questi amministratori che stanno qua seduti stasera, siamo ma stati siete capaci voi di 8 anni e mezzo. L'unica città del sud Italia, beh, ce ne sono tantissime che hanno Luigi, fatti, lasciati parlare, tu poi dici la tua. L'unica, una delle poche città, ecco, va meglio. Sì. Attenzione, Salerno è una delle città, la città della provincia di Napoli, una delle città. Sono informatissimo su questo. A mio modo di dire, mancano le basi. Perdona, Vittorio, se mi dai l'opportunità, sì, sì. Voglio capire. Tu mi parli di progetti europei. Sì, ma stiamo andando fuori tema. Ho fatto una domanda sull'UNESCO. Io ho fatto una domanda sull'UNESCO. L'UNESCO, che cosa ha prodotto l'UNESCO? E cosa ha prodotto? Sì, va bene, giriamo in giro, abbiamo la chiesa. A parte tutto, vabbè, Caldoro non è venuto, questo l'abbiamo capito, ma mo, lasciando perdere Caldoro, vogliamo capire in tre anni dal 2011 che siamo diventati patrimonio dell'umanità, che cosa è stato realizzato? Un attimo solo, Vittorio, se mi fai una domanda così a bruciapelo, io ti devo dire a bruciapelo, qualcosa l'ha prodotto e te lo dimostro. E te lo dimostro. Allora, però dobbiamo ricordare, per giustizia di verità, che nel 2011 il mondo è cambiato. Siamo diventati patrimonio UNESCO a giugno e a settembre è arrivato Monti, che ci ha detto delle cose. Non dimentichiamo che cosa ci ha detto Monti. Ma non c'entra questo con il termine di Salerno. Fanno le luminarie che attirano 2 milioni di... Hanno avuto un'idea, lasciamo stare Salerno. E noi dove sono le idee? L'idea di città dov'è? Arriva, ecco qua, sei arrivato al fondo. L'idea di città qual è che ha questa amministrazione? Sono 8 anni e mezzo. Fammi finire, ho capito che sei... Tu ce l'hai l'idea, appena sei arrivato. Io ce l'ho, la mia idea. Per la mia parte, io ho la mia idea. Io so dove devo andare. Però se mi dai l'opportunità... No, non è l'idea dell'amministrazione, perché prima che arrivasse Enrico Castiello la città era sporca. Adesso le aiuole sono pulite, per favore. È supportato da questa amministrazione, non è che è un'anima a parte. Vittoria, stavo dicendo, nel settembre del 2011 il governo Monti ha legiferato in una direzione che non andava proprio a favore dei comuni. Il comune di Benevento, a differenza di tutti gli altri comuni d'Italia, contestualmente si trovava con l'eredità lasciata dal nonno. E io preferirei che tu facessi una trasmissione qua con chi ha lasciato quell'eredità di 30 Enrico, milioni ma non di possiamo dare sempre le responsabilità agli altri, guardare il presente e poi ti dico, ci assumiamo, io voglio capire la vostra ci assumiamo idea di città, la è? Responsabilità l'idea allora, di città sì, ma Monti non è il presidente della Federturismo, quelli che vi hanno preceduti avevano un'idea di città per la quale vi hanno lasciato non so quanti milioni di debiti, ok, hanno sbagliato, sono stati bocciati e siete andati voi al governo, la bocciatura l'hanno presa per gli errori fatti, però io vorrei capire oggi. E non sono arrabbiata, sono arrabbiata nella misura in cui come te io amo questa città. Nella misura in cui io come te amo questa città. Voglio capire la vostra idea di città. Qual è? Il patrimonio UNESCO. Che cosa ha prodotto? IKEA, piattaforma logistica, data center. Che cosa hanno prodotto? Che cosa sono? Ma tu pensi veramente voglio che in economia... L'ambiente, come ma tu pensi un momento ascoltami di sviluppo? Sono troppe le questioni. Tu pensi veramente che IKEA, tu pensi che veramente IKEA venga a Benevento solo perché Fausto Pepa ha gli occhi azzurri e i capelli brizzolati? Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una contingenza internazionale che valuta una serie di situazioni, evidentemente il movimento economico lo scontiamo anche in questo. Naturalmente. Allora, voglio dire, però i soldi del consorzio di recupero di fattività, ce li siamo saputi prendere. L'assessore, glielo voglio dare subito un attimo perché c'è una segnalazione da parte di un cittadino. Buonasera, dica all'assessore Castiello che invece di far pulire solo la zona alta della città, c'è un cespuglio al centro della carreggiata alla rotonda dei Pentri, di fronte al distributore Esso, che sta diventando una pineta. È un bel biglietto da visita per una città UNESCO. Maurizio. Però devo dire, siamo sulla rotonda dei Pentri, abbiamo fatto pulire, non è il comune di Benevento, la proprietà della rotonda centrale della provincia che ha pulito. Noi puliamo anche con irrigazione e fiori
quelle che sono le aiuole spartitraffico, stiamo arrivando sui cordoli, ci arriveremo. Vabbè, è la risposta l'abbiamo data a Maurizio. Sì. Se posso dire una cosa, per la prima volta forse nella storia di questa città non abbiamo guardato la zona alta. I soldi del Più Europa sono serviti per il Rione Ferrovie e il Rione Libertà, cosa che non ha fatto nessuna amministrazione. Beppe, con dei computer, per cortesia, anni. Con le fondate che non funzionano, con le colonne aerodinamiche abbassate, per favore, con i marciapiedi che stanno sgrassando. Io vorrei per favore, allora, è venuto Beppe Molinaro 15 giorni fa e mi ha detto... In famiglia, quando hai difficoltà economiche, quale pianificazione fai per andare al mare? Per portare la tua al mare non ci vado. Penso all'ordinario. Stiamo pensando all'ordinario, di evitare il dissesto. Tu assessorato. Di andare a pianificare quello che è la situazione economica. Se ci fosse un'idea di città, ci sarebbe possibilità di sviluppo. Posso mettere d'accordo. E diciamolo ai cittadini allora, diciamolo. Posso mettere d'accordo tutti, visto che ognuno è chiaro, cerca di difendere la propria posizione. Però poi quando parliamo di... Io difendo la città, non difendo nessuna posizione, perciò dico voi fate la vostra parte, io sto dalla parte della città. Però poi quando facciamo riferimento a delle classifiche, oppure come dire a delle statistiche che i ministeri competenti vanno ad elaborare, e quello che abbiamo letto oggi sul Sole 24 Ore, noi siamo la città più depressa d'Italia, tra i primi posti, quindi al 18° posto tra tutte le città e le province d'Italia, e stiamo parlando del Sole 24 Ore, non avere avuto la capacità di gestire la crisi. Appunto. Avellino è all'83° posto, quindi questo dimostra, al di là della posizione del Consiglio di minoranza, no Peppe, fammi Comune finire. Di Ciclone non aveva valida la classifica. A prescindere da quello che dice, ma Comune di Ciclone, come dicevano prima, è una coppa, non puoi ritirare la coppa e andare a casa. Dicono che non solo non siamo stati bravi ad avere un'idea di città, ma non siamo stati bravi soprattutto a gestire la crisi. Questa è la grande difficoltà. Significa, se ti vai a leggere i dati che riporta il Sole 24, dati, se te li vai ad approfondire, non dicevo che non te li leggi, nei vari passaggi il Sole evidenzia quelle che sono le criticità e le difficoltà. La disoccupazione per è aumentata del 7%, certo. Siamo arrivati al 17%, peccando, abbiamo un PIL sull'ordinario, e questo è visibile a tutti. Un PIL che è diminuito. E che cosa state facendo? Se peccate sull'ordinario, che cosa state facendo? Vittoria, mi chiedo. Abbiamo mi un chiedo. PIL che negli ultimi anni sembra che tu è diminuito del 7%. Fammi dare questa risposta, perché mi dai. Zollo ammette candidamente che state peccando sull'ordinario. Che state facendo? No, allora, se peccano sull'ordinario, cosa stanno facendo di straordinario? Di straordinario, cioè, che cosa state facendo? E cioè, che cosa? Una cosa. Noi ci siamo insediati nel 2006 con una differenziata al 3%, l'abbiamo portata a 65. Grazie ai cittadini, all'impegno dei cittadini. Diciamo sempre, siamo Comune di Ciclone, nata diciamo sempre la stessa cosa. L'abbiamo fatti, i soldi dei fondi del fondo europeo abbiamo preso. Li avete spesi tutti e bene, non è tornato niente indietro, i progetti sono tutti quanti perfetti. Come mai? No, tu mi spieghi, come mai Spina Verde è 7 mesi fermo? Ho fatto sempre il tifo per Ciclone del Sole, quindi non... Parlavo della Spina Verde. Stiamo parlando dell'amministrazione. Io voglio soltanto... Vorrei anche criticare l'amministrazione. Io oggi ho parlato con un mio collaboratore. Io oggi ho parlato con un mio collaboratore e ho detto: mi devi dare una risposta su questo argomento. Mi dici A, B o C. Allora io vi sto facendo una domanda. Chiaramente io la faccio alla maggioranza, non la posso fare all'opposizione, perché loro in questo momento sono opposizione e non governano la città. Sto chiedendo, se noi gli facciamo dare la risposta, non possiamo neanche commentare. Io vi sto chiedendo qual è l'idea di città nel 2014, a luglio 2014, oggi 15 Partiamo luglio 2014. 2006, qual è stata no, l'idea io di voglio città. Dire oggi. Vabbè, c'è voglio una continuità dire amministrativa. Luigi, scusami, fammi fare un attimo la giornalista. Voglio capire qual è la vostra idea. L'idea della di piattaforma città. Logistica è una delle idee più importanti. Più ma non c'è, non si è concretizzato niente. Ma guarda, l'idea è andata a Baronissi, scusate, i soldi del consorzio Etruria, 1 milione di euro per lo studio di fattibilità, se li sono saputi prendere. Ma infatti hanno trovato Poste Italiane che rimuove invece quelli della SEND, il 1 milione 100.000 euro, che è possibile che ogni volta fatto che comprare si comprare sul terreno noi non ci vogliamo fare più niente, mandiamo a mare il preliminare Beppe, non sono Beppe. Guardi, non vuoi rispondermi con piattaforma logistica perché parlando di pubblico, voi. Perché ho detto che pubblico, abbiamo ho parlato di pubblico. Allora, per... non più tardi del 2006, allora io ribalto la domanda, la ribalto a Castiello che è l'assessore. Posso rispondere con l'idea della città? Ma non possiamo rispondere, non può rispondere l'opposizione, io voglio la risposta alla maggioranza. No, la rispondo secondo quella che può essere una mia posizione. Ho capito, ma chi ha parlato di pubblico? Io non ho parlato di pubblico. D'altronde ci arrivi anche tu quando è stato consorzio Etruria. Vabbè, insomma, se mi date un attimo la camera, perché allora a questo punto
fondo io devo dire che le idee chiare non ci sono. Per lo studio di fatti anche tu quando no, io vorrei sentire la piattaforma non si è realizzata. Scusatemi un attimo. Allora, io ho detto a Peppe Zollo: se parliamo di piattaforma logistica, in questo momento, quando io faccio la domanda sull'idea di città, la maggioranza fa un autogol clamoroso, perché la piattaforma logistica a Benevento non è venuta. IKEA è andata a Baronissi, a pochi chilometri da Salerno, mentre noi qui predicavamo. Non c'è, Vittoria. No, non siamo contenti, io non sono contenta, perché devo essere contenta? Io ho ancora qualche speranza. Ma che speranza? Ma per favore, Peppe, per favore, perché non dobbiamo avvicinarci alle campagne, non ci dobbiamo avvicinare alle campagne elettorali con la piattaforma, con lo spettro. Io voglio sentire, ma non possiamo basarci ancora su piattaforma logistica. Ma stiamo scherzando? Ma veramente vogliamo prendere in giro delle spettatori? Sono due cose diverse. Non mi fai arrabbiare, perché siamo sottoregionali. Sì, non possiamo giocarci un progetto. La piattaforma logistica è un interscambio. Scusatemi, per favore, io volevo sentire. Si faceva promotore con il punto vendita attraverso una serie di azioni. Luigi, allora, quindi se investito in IKEA non penso che venga naturalmente. No, però sono due cose diverse. No, ma non è avvenuto. Allora, il discorso è uno soltanto. Noi non possiamo a luglio 2014 continuare a parlare di piattaforma logistica. Assolutamente no. A maggior ragione che a maggio 2015 si vota per le regionali. Questo non lo consento. Voglio sentire invece io non ho mai preso i voti così, ma non sto dicendo tu, voglio sentire l'assessore Castiello. Forse deve andare a parlare con qualcun altro. Ma io sto parlando in generale, non sto parlando con te, ho parlato alla telecamera e ho parlato. Naturalmente colpe ai governanti di questa città che sono stati per oltre 10 anni a Roma. Non ce ne diamo, ma non ce ne importa, non ci hanno sono supportato. Stati bocciati, non ma ci sono più, ce l'hai a Roma, ma non è così la politica. Oggi ce l'hai a Roma, c'è un sottosegretario. Chi ha governato a Roma non deve supportare, ma non possiamo sempre guardare, deve supportare una città, non se non c'è un'idea, se non mi dai un'idea, allora io, se no, allora facciamo in questo modo, allora Peppe facciamo in questo modo, adesso l'assessore Castillo, no, che è persona, però se mi fate concludere, l'assessore Castiello, che è persona operativa e concreta, più volte ci siamo intrattenuti con Enrico a parlare in privato della nostra città, dello sviluppo e soprattutto dell'ambiente, che prima di essere un fatto assessoriale è una sua passione. Allora Enrico, io vorrei sapere da te stasera, qual è la tua idea di città rispetto all'ambiente, con un possibile ovviamente sviluppo, non soltanto quella che è l'opera di ripulitura che tu giustamente e doverosamente stai facendo per la città. Dopodiché Peppe, prendiamo questa idea che Castiello ci dà stasera e poi vediamo chi la supporta e chi non la supporta, e poi possiamo eventualmente accusare Tizio, Caio o Sempronio che non ha supportato l'idea dell'assessore. Ma fino ad oggi un'idea di città partorita da questa giunta Pepe non c'è stata. Voglio sentire Castiello un attimo. Allora, tu sai bene, io ti ringrazio Vittorio, tu sai bene, grazie a una trasmissione che abbiamo fatto quando... In tempi dopo il 2011, in tempi non sospetti, anzi ti devo dire, se riesci a recuperarmi quel CD, sì, io ti sarei molto grato. Qual era l'idea di città 2006-2011, quando la città di Benevento era presente come maglia nera in tutte le classifiche per la qualità della vita? Non devo ricordare qua che dallo 94esimo posto di Istat l'abbiamo chiusa nel 2011 al 25esimo posto, prima città del sud. E per Legambiente, per Legambiente invece dal 102esimo posto siamo scesi al 47esimo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che bisognava far crescere l'immagine positiva di questa città grazie anche a quello che si stava facendo sui beni ambientali e architettonici della nostra città, monumentali, perché un canale di possibile sviluppo potesse essere il turismo. E è arrivato il risultato il 24 giugno del 2011, però non so quello se, non è un risultato, quello è un punto di partenza. Quello è un punto, di partenza, non è un risultato. Arriva in un momento di grande difficoltà economiche, di contingenza internazionale, a voi non vi deve sfuggire. Ma per tutti i comuni italiani, non solo per quello di Benevento, italiani, pure Salerno ce l'ha. A voi non vi deve sfuggire che il giornale di ieri mattina, notizia dell'altro ieri, in Italia aumentano nell'ultimo anno 1.300.000 nuovi poveri. Cioè, voglio dire, è una crisi che in qualche modo attanaglia un po' tutti. E in una città come Benevento, che stava cercando di rialzarsi, una crisi economica del genere
rispetto all'espendibile view governativo. Ricordiamo pure che Benevento è una città che si basa molto sull'impiegatizio, insomma, sì. Quindi la crisi l'avremmo dovuta prendere di striscio. Però voglio dire, rispetto a questo è chiaro che ci arriva un colpo che in qualche modo ci inginocchia anche. Io devo dire, se devo fare una colpa all'amministrazione, e questo te lo dico perché io non devo qua difendere per forza di cose una squadra o Fausto Pe, e a Fausto Pe devo dare una responsabilità. Negli ultimi 3 anni in particolare è stata quella di chiudersi a Palazzo in modo particolare per salvare quello che era il bilancio e quello che era tutta la questione economica legata a Palazzo Mossi e all'amministrazione comunale, perché questa cosa avrebbe non solo offeso i beneventani, un dissesto possibile per colpe non nostre, e poteva in qualche modo ancora peggiorare quella situazione sui tributi, però sulle tasse da parte dei beneventani. Però neanche niente abbia prodotto, perché alla fine è stato bocciato tutto. Cioè, non è proprio così. Ma quello che vedo, insomma, quelli non vi bocciano, quegli altri così. Vi bocciano. Io ti posso garantire studio, che insomma, probabilmente si è lavorato molto a questo, trascurando quello che era il quotidiano, l'ordinario e probabilmente cercando di assicurare i servizi quelli più essenziali. Assessori inesistenti, diciamolo pure, io ho difficoltà questo ma io lo non devo tocca dire a me dire. Sono una giornalista. Questo non lo tocca dire. A me dire. Io ho difficoltà allora, l'idea di città che ho io, anche per deformazione professionale, è quella di rendere questa città decorosa come lo è stato, riprendere in mano quello scettro per cercare di renderla decorosa, di risalire le classifiche e risalirle quanto più è possibile, ricreare un'immagine positiva di questa città e probabilmente puntare su quel turismo che negli ultimi anni, nonostante abbiano chiuso tantissime piccole imprese, guarda caso a Benevento, gli alberghi, gli hotel sono aumentati, compresi i bed and breakfast. Però stanno vuoti. Non è che stanno vuoti, però intanto non tutto. Però io ti dico che nel 2006 c'erano due alberghi. Sono aumentati i coraggiosi. Enrico, io ho fatto una trasmissione. Erano due gli alberghi. Avevamo il paradosso finale della scuola professionale. Io dico delle cose, possono anche. I dati sono altri, Enrico, i dati sono altri. In un momento di crisi qualcosa si muove. Piccole cose che non sono sicuramente la panacea per risolvere i problemi di questa città che vive momenti di grande drammaticità a grandissimi livelli, lo vediamo tutti i giorni con gli interinali, con gli operatori dei consorsi, con gli sfrattati e via dicendo. Lo sappiamo bene, ma è anche vero che viviamo in un momento di grande difficoltà economica dappertutto, l'amministrazione sta facendo il possibile. Per salvaguardare io chiedo cosa? Datemi qualche risultato, qualche scusami, azione concreta. Scusami, io ti sto dicendo che quello che poteva essere una colpa per l'amministrazione Pepe e per il sindaco Pepe è di quello di salvaguardare i conti, perché puoi anche aumentare il servizio esterno, ma se poi non salvi i conti vanifichi tutto. Noi stiamo ripartendo. Come li abbiamo salvati questi conti? Posso dire che i settori sono senza soldi. Per pagare quei 34 milioni che sono stati in qualche modo riconosciuti nel piano di rientro per il salvaenti, e stiamo cercando di andare avanti. Io ti posso dire che come assessorato abbiamo delle idee e partiamo con delle idee e con dei progetti. Sono stati fatti bene però sui conti, perché la Corte dei Conti più a rientro l'ha bocciato. Per cui non li avete fatti bene i conti. Evidentemente. È quello che ho detto prima. Evidentemente non li avete fatti bene i conti. Studia, come dice la bocciatura. Perché ci sono delle riopportunità rispetto a quello che ci dice la Corte dei Conti. Questo stiamo rifacendo. È un dato di fatto. La Corte dei Conti ha bocciato il piano. Che non ci sono spesi. Rimodulatelo. Adesso partecipate al salva comune alla Corte dei Conti, poi lo vedremo. Devono andare dall'opposizione perché hanno bocciato ti posso dire, in un momento di difficoltà economica dove le entrate sono meno e dove il governo centrale dappertutto ha detto una volta vi davo i soldi, oggi siete voi che lo dovete dare a me, l'abbiamo visto dalla Tares. Allora voglio dire, sfido chiunque a dover operare in una situazione. Ma questo è per tutti i comuni italiani, non è solo per il comune di Benevento. Sì, ma stiamo assicurando anche tutti i servizi possibili. E dove questi servizi? La MTS sta come sta combinata, la città è sporca. La MTS, più o meno lo era. MTS lo sappiamo. Abbiamo problemi su problemi. Anche è fallito in Italia. Voglio dire, il trasporto pubblico in Italia lo conosciamo, no? Ad Avellino qualcuno ha chiuso, Renzi a Firenze gli ha detto. L'AIRE è tra le più importanti d'Italia, Enrico.
nascosto. Sì, però io ma possiamo anche dire la nostra. Allora, a Firenze, sai che ha detto Renzi, anche noi, però, sennò, diciamo, sentiamo un attimo l'opposizione. Allora, no, io voglio dire una cosa. Innanzitutto, devo dire, mi dispiace anche un po' vedere i miei colleghi di maggioranza che sono chiaramente in grande difficoltà. Ma non è cercare, così, lo vedi tu che stiamo in difficoltà. Ma, sì, ho la mia impressione, ma lo posso dire. E ti posso dire anche con grande soddisfazione e con grande sacrificio. Ma lo posso dire o no? Di grande difficoltà. Ma è una mia opinione, la posso dire. E porto progetto senza soldi, voglio vedere. Quando ci arriverai tu, se ci arriverai, se sei capace di fare la stessa. Ho detto che mi dispiace, ma fammi parlare. Ti devi dispiacere delle tue azioni. Ma io non ti ho interrotto. Non devi offendere né mortificare. Io ho detto, mi dispiace vedere anche i colleghi che sono in difficoltà nel cercare. Ma vedi tu le tue condizioni? Vediamo un attimo il ragionamento di parlare. Vedi tu che io non ho interrotto. Parliamo una volta, se no abbiamo il coraggio di affrontare e di portare avanti. Allora, capito, però bisogna dare atto a Zollo e Castiello che stasera sono qua e sono coraggiosi veramente. Io quello stavo dicendo. Io non credo che ci voglia coraggio. Ho difficoltà, non è facile oggi come oggi, ma se non li vorremmo fare saremmo a casa. Vabbè, ho capito. Se non abbiamo paura. Vabbè, ma adesso posso riprendere il discorso. Dicevo, forse non hai capito il senso di quello che volevo. Ho detto mi dispiace perché è chiaro vedere due colleghi comunque in difficoltà, perché è chiaro giustificare purtroppo una situazione così drammatica non è semplice. È chiaro che ognuno ci mette del suo per cercare di trovare qualche alternativa, qualche palliativo, però comunque la situazione di fondo è drammatica. È drammatica a mio giudizio soprattutto per un motivo. Il problema è che il crollo verticale di questa maggioranza è di natura politica, non operativa. Io parlo di natura politica. Questa maggioranza già nei mesi scorsi si è praticamente liquefatta sistematicamente ad ogni consiglio comunale. Avete difficoltà a riunire il consiglio? Questa maggioranza sono 9 mesi che non ha più i numeri per governare. Non ha più i numeri per governare. E laddove si trovano le criticità, è chiaro. È chiaro che. Allora, io ti ho detto, Enrico, però io non ti ho interrotto. Ma non lo ti sto dicendo. Allora, vabbè, allora dopo ti interrompo tu. Che da solo riesce a portare avanti. Sì, ho capito. E state solo voi. E non c'è altro. E allora? E ho capito. E allora di che parli? No, state solo. Allora, da solo qui, perché con chi dovreste stare? Quali sarebbero quelli che vi dovrebbero accompagnare? Fammi capire. Siete solo voi, è inutile. Allora sto dicendo. Anzi, proprio perché è un monocolore, non dovreste avere difficoltà. Fammi finire di parlare, cioè voi non avete bisogno di nessuno. Ad ogni approvazione di bilancio è stata sempre detta la stessa cosa, però l'approvazione di bilancio c'è stata. È chiaro, perché nessuno vuole andare a casa, tutti ci tengono al loro sederino sulla sedia, quindi è chiaro che nessuno va a casa. Però voglio finire, se mi consentite voglio finire. Io non vi ho interrotto, gradirei non essere interrotto. Stavo dicendo, questa è una maggioranza che si è liquefatta, non ha più numeri da 9 mesi. Gli ultimi consigli comunali li abbiamo fatti partire sempre noi, quei pochi, e quando abbiamo deciso di non farli partire non sono partiti, non c'erano mai i numeri, perché questa maggioranza non ha più i numeri. Il problema è il crollo politico di questa maggioranza, non è un problema operativo. La gravità vera è proprio questa. Io non parlo di operatività, la crisi ha attanagliato tutti. Però, come dicevamo prima, c'è modo e modo di gestirla. Allora, porto un esempio banalissimo. 7 mesi di interruzione dei lavori per quel che riguarda la spina del Rione Libertà, la spina verde. Perché sono stati fermi i lavori 7 mesi? Perché lo stato Campania. Di avanzamento valla chiedere in regione no, valla Campania. Chiedere tu gli errori nei calcoli fatti dai tecnici del comune, gli errori nei calcoli fatti dai tecnici del comune, e voi dovete ringraziare anche l'impresa che non ha che ha deciso di non fare causa al comune ma di andare avanti lo stesso. Questo è gravissimo, perché laddove ci sono delle criticità noi le amplifichiamo, perché non siamo capaci di gestire e governare i processi. Questo è il problema vero. Qua, come la tiri, la coperta è corta. Io sono consapevole che oggi è difficilissimo governare. Però, posso dire, a un certo punto, anche un po' di creatività, qualche idea più concreta per cercare di risolvere i problemi, prendere le situazioni di petto, ma nel vero senso della parola, laddove ci sono gravi mancanze nei tecnici e nella burocrazia, che oggi si ostacola sistematicamente ogni tipo di decisione. Allora, siete partiti in nettissimo ritardo, avevate dei dirigenti che facevano danni e sono dovuti intervenire organi differenti per farvi muovere. Luigi, sentiamo la risposta. Che poi la burocrazia ha ucciso questa nazione, sono loro, perché tu pensa che noi abbiamo...
Tu pensa euro. Che l'ottimo Isidoro Fucci ha preso in mano la situazione del Rione Libertà, laddove si allagavano da oltre 30 anni, ha avuto coraggio e l'ha fatto l'operazione. E quindi quando ci vuole un po' di decisione, fammi finire di parlare, Luigi. E torniamo a bomba, quando c'è un po' di decisione. Cose che voi non avete risolto. Lui ha avuto. Ma voi chi? Ma di chi? I governi precedenti. Ma i governi precedenti, mica si sono dal 2006. E allora parla, dici gli altri non hanno risolto, non dire lui. No, l'ultimo giorno utile si potevano dimettere due anni prima, lo facevano, trovavano la maggioranza, tutti quelli che stavano insieme, no, si dimettevano. I colleghi due non hanno voluto. I colleghi due che stanno con te. I colleghi due non hanno voluto. I colleghi due che stanno no, con allora te. No, allora erano i due, non i erano due che stanno con te. Erano i due. Tu ti sei candidato con loro. Erano i due. Tu li hai fatto ma erano sempre i due, loro non hanno voluto. Vabbè, diciamo che allora stai parlando, scusate, stai parlando con uno che si è dimesso due volte, quindi pensa un po' che siamo legati alla sera. Ma Dio, forse se lo allora non c'è due senza tre, facciamo pure la terza volta, così liberiamo la città. Ai nostri concittadini, caro Luigi, che questo è anche uno spirito di sacrificio che noi facciamo detto, e tentiamo di farlo nella maniera migliore possibile, sbagliando sì, a volte, però, qualche volta la azzecchiamo. Allora, c'è modo e modo di farlo. Lo spirito di sacrificio, modo, lo spirito di sacrificio si vede qua. Sembra che stiamo sperando che Peppe, spera non si finiscano i lavori a Rio no, Libertà. No, Peppe, lo spirito Rio, di sacrificio. Stiamo sperando questo. Lo sì, no, assolutamente, perché amiamo la città, non diciamo cose che non sono. Non mi sembra, a questo punto non mi sembra proprio che loro hanno la nostra città. Lo spirito di sacrificio si vede sulla operatività, sulla capacità di riuscire ad operare anche, come diceva Enrico, anche tra mille difficoltà, anche la massaia siamo è brava, bravi, non quando bravi, ha di che ammassare, ma proprio quando non ha di che ammassare bravi, e dimostra la capacità di mettere il piatto avanti. Allora, in questo momento, gli assessorati al comune di Benevento non si muovono, sono improduttivi. Io si muove solo qualcosa su, con l'assessorato. Una cosa che la posso appunto dire su, per quanto riguarda gli assessori. I nostri assessori, purtroppo, mi sai dire in termini, spendono, allora, spendono, a Benevento c'è un forte posso di dire una cosa negativa sulla mia amministrazione? Sì, dilla, figura. Spendono poco tempo all'interno degli assessorati. E questo gliel'ho detto e più che ci volte stanno a fare allora? Perché non se ne vanno a casa? Ma che gliel'ha ordinato il medico? Vabbè, di stare là? Mi fa, scusami, Peppe, dico poco stai tempo, facendo dovrebbero una missione terribile. Però devo dire anche che devo dire anche è come se io fossi del solo il direttore di LTV e non venga a fare il mio lavoro. Devo dire anche in contropartita che il nostro sindaco, questo sindaco, è uno dei pochi sindaci che sta dalla mattina alla sera. Infatti tiene tutte le deleghe lui, non si è capito più che deve fare. Quale partecipa tu, tutto, tiene tutto lui. Tiene tutto lui. Ed è anche assurdo che un sindaco abbia tante deleghe. Abbia tante deleghe, non le può. A me sembra che ha dato pure delle deleghe. No, io voglio ma io voglio capire. Allora, mettiamola da un altro punto di vista. Questo sindaco in 8 anni ha utilizzato quasi 50 uomini, una cinquantina di uomini, ho fatto io un conto più o meno, tra assessori, presidenti di CDA, consigli di amministrazione, cioè, e poi ogni tanto ha giustificato cambi, prima con gli innesti dall'esterno, e allora i professori universitari e le spinte che dovevano venire dall'esterno, poi si è reso conto che non funzionava così, allora è ritornato sulle passi, no, ritorniamo a prendere tra i consiglieri, ha tenuto fermo per esempio un assessorato all'ambiente per mesi se non anni, quando con te funzionava, perché io mi chiedo, la faccio stasera la domanda, è mia la domanda, non c'entra niente Castiglio. E questo è allora appunto, diciamo questione di equilibrio. Ma tutti interni al PD, però, fa, tutti interni allora al PD, siete tutti solo interni voi, al Partito Democratico, voi, perché il problema è il Partito Democratico, il problema è il Partito Democratico. Scusate da parte di tutti. Allora io mi chiedo, oggi abbiamo fatto gli ennesimi cambi. Abbiamo fatto gli ennesimi innesti. A Benevento c'è un forte disagio sociale. Mi sapete dire in questo momento l'assessorato alle politiche sociali cosa sta facendo? L'assessorato al traffico cosa sta facendo? L'assessorato alla partecipazione che fine ha fatto? Siamo in piena estate. Se un beneventano si fa una passeggiata la sera, cosa cultura, ha da vedere come cultura, attrattivo cosa a Benevento? Non c'è un concerto, non c'è un po' di musica, cultura, non c'è la nulla. La città UNESCO nulla. Cosa produce? Datemi mettiamo una risposta agosto, su questi argomenti. Spettacolo. Dammi, Peppe, dammi una risposta su questa e aspettiamo a fine agosto città spettacolo qualcosa, che no per dichiarazione dell'assessore è di nicchia, quindi non può prendere città spettacolo quanti. Sono anni deve prendere che solo niente. Poche quest'anno persone. Poi è di nicchia peggio ancora, quindi è già erano anni solo i fine settimana. Io la sto contestando da anni, non da oggi, da anni perlomeno da una ventina d'anni. Bravo. Prima, hai perfettamente ragione. Era con Pietrandoni e fino a Gregoretti, dopodiché è diventato prima un mega show. E poi c'è stato un lento declino della manifestazione.
ti trovi pienamente d'accordo con me. Il decreto pure a tanti altri motivazioni, non è dovuto... Moscato che siamo dovuti sorbi tre anni perché ce l'aveva chiesto Bassolino. Probabilmente il teatro, rassegne teatrali ben più importante, sono nate vicino a Benevento. Ma non ci saremmo dovuti far scippare questo prima. Tieni conto che quando nacque Città Spettacolo a Spoleto tremò il sangue nei polsi. Perché noi facevamo concorrenza a Spoleto. Certo. Cioè io sono 30 anni che faccio la giornalista e me la ricordo la storia di Città Spettacolo, la ricordo tutta. E Luigi che fa anche il giornalista, oltre che sportivo, ha curato anche eventi culturali, sa molto bene cosa rappresentava nell'immaginario collettivo prima Città Spettacolo, quando grandi artisti, critici d'arte, critici teatrali, certo, giornalisti di livello vivevano nella nostra città, vivevano la città. Oggi che cos'è Città Spettacolo? Abbiamo avuto pure Luce Dalla, un periodo che comunque era uno dei migliori in Italia, assolutamente. Cioè non è che possiamo dire che non abbiamo avuto nessuno. Fatta la direzione artistica di quattro notti, sì, perché erano gli ultimi soldi presi dalla Regione Campania e bisognava in qualche modo spenderli. Ma non è così. Non è così che si propone un'idea, perché un'idea deve avere anche una prospettiva. Non deve la essere casa non si così. Capisce niente, parlate uno per volta. Ecco, non così una tanto. Io, per esempio, su Città Spettacolo volevo semplicemente spendere due parole. Non per fare una critica, ma semplicemente per dire che noi dovevamo trovare, a mio giudizio, soprattutto dopo la chiusura di un ciclo, che diciamo inevitabilmente si è chiuso con quello di Enzo Moscato, bisognava trovare il modo di ripensarla. Di ripensarla partendo da nuovi presupposti. Può avere il coraggio di chiuderla proprio, se non funziona no, più. No, io dico, secondo me il marchio in questo momento è qualcosa che ancora riesce ad attirare. E quindi su quello cercare di ripensarla, rimodulandola, riformulandola con nuove idee, con nuova linfa e soprattutto anche con nuovi innesti dal punto di vista delle prospettive, soprattutto dei giovani che potevano portare qualcosa. Cioè, Città Spettacolo si è sposata poco negli ultimi anni con l'innovazione, si è mantenuta sempre troppo lontana dall'innovazione, si è legata fin troppo alla tradizione, quando invece, a mio giudizio, tradizione e innovazione si potevano miscelare perfettamente. Questo secondo me è stato l'errore. Io dico comunque che è stato finanziato un paese della provincia di Napoli, mentre Città Spettacolo è stato dimezzato il finanziamento da parte della regione. Non ci credo. C'era un sindaco una volta pure, che si chiamava Pietrangonio, che prendeva la valigia. Ma 300.000 euro l'hai avuti? 300.000 euro l'hai avuti? E con 300.000 euro si possono fare tante cose. Noi stiamo facendo riverberi con 6.000 euro. E ti faccio vedere, abbiamo. Allora, ti posso dire. Con 300.000 euro c'era la possibilità di riuscire a rimodulare la manifestazione e a ripensarla a in maniera Louis diversa. Sono comunque capitali ingenti, cioè, con questi tempi di crisi. È stato dimezzato il finanziamento, tu dici la stessa cosa. Però, posso dire una cosa? No, sentite, il discorso è uno soltanto. Scusami, ti posso dire, ma io perché devo dare 30.000 euro a Giulio Baffi? Ti posso dire, allora, riformuliamo tutto, ripartiamo da zero, scegliamo un ragazzo giovane di questa città che ha grande prospettiva, che è bravo, che è capace, diamogli un rimborso spese e facciamogli pensare una nuova manifestazione, sempre dal nome Città Spettacolo, che vada nell'indirizzo dell'innovazione. Queste idee non ti possono venire adesso che sei all'opposizione, ma sei in maggioranza, non li avevi mai questi idee. Cambiato. Quando stavi in maggioranza è arrivato Moscato per la prima volta, sai che cosa mi hanno risposto? Quando io sollevavo il problema e dicevo che Moscato ci stava ammazzando, scusate, ci stava affondando. Scusami, non sai cosa mi hanno risposto? Che Bassolino ci davi 42 milioni e 15 dovevamo tenere a Moscato. Luigi, hai capito? Luigi, e allora se vuoi il parco progetti 42 milioni, ma la gente così non capisce, perché quando Peppe dice che tu stavi in maggioranza, stavi con lui in maggioranza. Cioè voi quattro eravate maggioranza, tutti io due e anni quattro, sono stati in maggioranza, adesso sono sette che siamo all'opposizione. Posso farlo? No, perché la gente non capisce, la gente non sette anni che sono all'opposizione. Però senti, credo che bisogna evitare la confusione. Il tempo che ci siamo a prescindere da chi sta in maggioranza. Grande coraggio. Da chi sta all'opposizione, dal consigliere Ambrosone, Zollo, dall'assessore Castillo, dal consigliere Tusio. Bisogna prendere atto di una cosa e credo che sia inconfutabile. Possiamo dibattere, questa città negli ultimi anni, negli ultimi 7-8 anni, purtroppo è così, è morta, una città distrutta. Dice la gente, però Peppe, fammi finire. Io faccio un'analisi che può essere mia personale. 7-8 anni. E la gente 2011 ha votato questo sindaco. Vabbè, l'ha votato, gli ha ridato la fiducia. E gli ha ridato la fiducia. Allora, aspetta. Quali sono le motivazioni? No, però non mi interrompere, fammi finire. È una città distrutta. È una città distrutta. Peppe, però non mi devi interrompere. Io ti ho lasciato parlare. È una città distrutta. Sì. Con i cittadini che hanno
la tassazione di tributi al massimo, siamo tra i primi in Italia per tassazione di tributi. Assolutamente non è vero. È vero, corrisponde al vero. L'IRPEF ce l'ha, l'IRPEF, te li dico io, sono ufficiali, l'IRPEF ce l'ha allo 0,8, la puoi variare dallo 0,3 allo 0,8, tu ce l'hai allo 0,8, quindi il massimo della liquida IRPEF comunale. La Tares, Tarsu e quant'altro sono ai primi posti delle classifiche nazionali. È la città più indebitata d'Italia, tra quelle città che risultano più indebitate d'Italia, ai primi posti, tra il tasso di disoccupazione al altissimo. 17%, negli ultimi anni il PIL è sceso del 7%, le attività commerciali chiudono continuamente. Scusatemi, ma davvero vogliamo ancora pensare che i cittadini o qualcun altro possa credere a me o a Enrico, oppure a Luigi o a Peppe, che raccontiamo cose magari diverse da quelle che è la realtà. La realtà è questa. E bisogna prenderne atto. La realtà è questa. La verità, la verità sai qual è, Peppe? La verità è che abbiamo fallito tutti gli obiettivi, partendo dalla piattaforma logistica, partendo dal patto cuore per la possibilità di assunzioni, passando per il data center delle Poste Italiane, passando per altre cose. E peraltro è una città, io... E dove vi assicuro sul data center che è commesso questa aspetta. Allora, dimmi, e te lo dico, aspetta, io non ne posso più di sentire il sindaco che dice che la colpa è sempre degli altri. Ma no, dov'è l'errore che ha bisogna commesso? Assumersi le responsabilità. Non possiamo ogni volta che perdiamo una cosa la colpa è degli altri. Ma si può mai amministrare qualcosa di effimero? Non si può amministrare una città dicendo che la colpa è sempre di questo e di quello e della regione e del ministero. Dimmi dov'è. Ti devi assumere le responsabilità, governo io, se faccio il sindaco, se sto per me la città non è come dici tu. Allora vuol dire che io non ho la capacità e non ho l'autorità, l'autorevolezza per impormi e non farmi fregare le cose. Il problema è che se noi posso comprendiamo ti posso cose, dire come è successo che questa città andata ci rivoterà perché noi non abbiamo sbagliato nel 2009 tu hai fatto campagna elettorale per Cozzolino, Cozzolino delle attività produttive si è portata lì a Baronissa, tu hai fatto la campagna elettorale per Caldore, ma questo sai che cosa significa? Questo significa che noi non abbiamo l'autorevolezza per farci rispettare e per difendere le cose, perché vuol dire che non abbiamo la capacità di imporci a livello regionale, a livello nazionale. Parla con De Luca e vedi come si sa imporre, Peppe. E in tutto questo, ti premetto, sono garantista, garantista nato, questa città, questa amministrazione. Sei garantista e mo stai dicendo questa amministrazione, purtroppo, ha collezionato una serie di indagini giudiziarie. Ti ripeto, sono garantista e mi auguro, di cuore, mi auguro, che tutte queste indagini possano produrre zero in termini c'è un codice etico a cui il Partito Democratico fa riferimento, zero in termini di quelle che possono essere responsabilità. Renzi, però quando sei sottoposto a decine di indagini giudiziarie, due sono le cose: o sei responsabile, e io mi auguro di no, e spero di no, sono un garantista, oppure sei superficiale, perché probabilmente non sai operare, non sai amministrare, perché se ogni volta che amministri su ogni cosa si avvia un'indagine giudiziaria, probabilmente giudiziaria perché... Va bene. No, rispondi, prego, puoi rispondere. Lasciamo stare. Ti ripeto, sono garantista. Sono garantista. E me lo auguro di cuore. Però non è possibile che noi teniamo 10 indagini in atto. Non è possibile, significa che qualcosa non va. Ma Luigi, quindi anche se l'Udeur ha deciso di responsabile centinaio di indagini, ma lascia stare, dicendo? Non governa. L'Udeur, ma lascia Luigi, stare. Ma appunto, non governa e c'ha indagini, figuriamoci. Ma l'Udeur c'ha l'indagine per aver detto la frase quello uomo morto, ma non per altre cose. Governa. Qua c'è la concussione elettorale, la concussione elettorale sai che cosa significa? Significa che se dove no, io lo dico perché l'Udeur le indagini sono riferite a quello uomo morto, a stronzati. Non alla concussione cosa elettorale. Altro ministro non ha fatto. Sai che cosa allora, significa? Ritardo. Sai cosa significa concussione elettorale? Ti dico subito cosa significa. Tu hai vinto per 350 voti nel 2011. E sai che cosa significa? Che se dovesse quell'ipotesi di reato essere confermata, significa che sono stati concussi i voti. E questa amministrazione poteva anche non esserci, hai capito? Poteva anche non esserci perché significa che quei voti, se avessi vinto per 10.000 voti in più, 5.000 voti in più, ci poteva stare. Hai vinto per 350 voti. No, no, io quello che penso. Il discorso giudiziario a me non mi ha fatto. Io mi esprimo in altri termini, ok? Io ho detto sono un garantista nato. Io sono un garantista nato. Nel 2011, e te lo dico qua davanti alle telecamere, noi abbiamo perso, non perché loro erano ma perché la gente a noi ci ha schifato e ha schifato l'aggregazione che abbiamo proposto perché era qualcosa di obbrobrioso, ok? E io lo dico adesso come l'ho detto allora e quella volta io me la sono dovuta
subire e sono stato zitto, che la prossima volta li aspetto a chiunque a dire quello che devo fare, ok? Questa volta, 2011, loro non hanno vinto perché sono più bravi, hanno vinto perché erano i meno peggio. E allora non c'è niente di cui vantarsi. È come Renzi che ha vinto, tra Grillo bravo, che urlava ai campi di concentramento e Berlusconi. A noi la gente si è schifato ed è giusto che ci ha bocciato. Però posso allora, dire, bisogna prendere atto che quando uno vince, non vince solo perché è bravo. Se mi date un po' la camera, no, io penso che i cittadini... E in meno peggio, significa che il cittadino proprio non ha il cervello. Significa che il cittadino ha il cervello e dice altrimenti che cosa devo fare. Purtroppo questa amministrazione perché eravate bravissimi. E infatti oggi va in mezzo alla strada e dicono ancora che siete bravissimi. Questo dicono, che siete bravissimi. Vi elogiano quando passate per la strada, vi elogia la gente. No, vabbè, se mi date un attimo la camera, se la regia mi dà la camera, io penso, scusatemi, che voglio dire, la gente a questo punto veramente non ci capisce più niente. E che se c'è una disaffezione al voto, cioè se già il 50% non va a votare, la prossima volta non voterà nessuno, a meno che non si presentano facce nuove, persone nuove e situazioni completamente nuove, perché così è tutto improponibile, fermo restando che siete tutti amici, siete tutti, ma non è possibile, ma vi autobocciate, Luigi fa ammissione di obbrobri elettorali, certo, Enrico dice siamo il meno peggio, no, lo dice lui, cioè, proprio guardate, cioè, io devo rimarcare questo aspetto, certo, ma uno deve essere sincero, qua non bisogna fare gli ipocriti. Bisogna essere sinceri, bisogna dire che quell'aggregazione la gente non l'ha capita, perché vogliamo dire che non è così? O vogliamo dire che hanno vinto perché sono bravi? Parliamoci chiaro, la gente non ha capito quell'aggregazione, ha detto vabbè, tra questo e quello scelgo quello, tanto peppe. Purtroppo è così, questo è il ragionamento che è stato fatto nel 2011. Per una questione di correttezza io li leggo i messaggi perché arrivano e purtroppo li devo leggere perché altrimenti verrebbe meno lo spirito della televisione. Io leggo un attimo solo. Vittoria, buonasera. Prima di tutto non si capisce niente perché si accavallano. Nel parlare della città spettacolo è diventata una manifestazione a conduzione familiare. Poi fammi un piacere ad Ambrosone di non fare campagna elettorale, tanto non verranno riconfermati. Siamo stanchi di tutto questo che accade intorno a noi. Posso sapere chi è questa persona? Con il numero di telefono la chiamo? Sì, dopo te lo do, perché tanto stanno tutti quanti. No, se me lo dai in diretta è ancora meglio. Come no? Un attimo solo, che c'è un altro messaggio. Se questi rappresentano la classe dirigente di questa città, siamo messi proprio male. Se dovesse essere così, giusto per fare la battuta, no? Rappresentano quanto avviene nei consigli comunali, la maggioranza non ha i numeri e non sa governare, ma la minoranza è inconcludente, perché se avessero gli attributi li manderebbero a casa. Matrusio e il suo collega non erano con Pepe precedentemente. L'abbiamo detto. Oltretutto è a sinistra, Mimmo De Masi. C'è chi si filma, dopo te lo do il numero, chiaramente. Non lo posso dare in diretta. Ma qual è il problema? No, per una questione di privacy non lo posso dare in diretta, però. Ripeto, che noi lo sappiamo. Cioè, il quadro purtroppo, dolorosamente, è questo, Luigi, perché la gente, vedi, è stanca, la gente vuole sapere, vuole avere le risposte. Allora, ti posso dire. Allora, stasera possiamo dire... Non possiamo dare delle risposte. Io sono consapevole. Ma che significa? Io sono consapevole, però purtroppo... Perché noi dobbiamo dare le risposte. Ma in questo momento... Dovete tutti dare delle risposte. Forse chi fa campagna elettorale non siamo noi qui. Non lo so, ma non è così. Noi stiamo facendo un'analisi della città e stiamo evidenziando delle criticità. Non hanno messo in Peppe ed Enrico stanno cercando di portare avanti. E l'opposizione deve mettere in campo l'idea, Peppe. L'opposizione non può essere costruttiva. È tutti gli ordini del giorno che proponiamo, ce li bocciate. Ma quali ordini del giorno? Scusa, Peppe, voi volete che il consiglio comunale si deve riunire per la minoranza? Le idee ve le deve dare la minoranza. Scusate, voi che la maggioranza che fa? Io sto in consiglio comunale e ci vado sempre. Noi vabbè, ma il fatto di andarci, Peppe, è un dovere, non è un'eccezione. Cioè, io credo che uno dovrebbe avere anche la capacità di, come dire, che in consiglio in qualche modo deve portare le proposte. Io non parlo solo di te, io parlo di tutto quanto. Di tutti, quanti. Non stiamo parlando non perché è presente, ma in questo momento c'è un solo assessorato che si sta muovendo ed è quello all'ambiente, il resto non si sta muovendo niente. Prendiamo atto di questo dato, è la verità. È la verità. Che si sta facendo per il resto? Che idee? Le volete dall'opposizione le idee? Le volete dall'opposizione? Scusatemi, le volete dall'opposizione, ma non è questo. Un ordine del giorno presentato, prima si parlava dell'UNESCO, un ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale che peraltro ancora non è stato discusso, ed era riferito alla possibilità di intercettare i turisti religiosi che si dirigono a Pietrelcina.
l'anno scorso, non ci passa da dati ufficiali, prendo la vista, da dati ufficiali, ma se noi ci però siamo, mi devi fare, non mi interrompere, ma non si fermano proprio più a Benevento, da dati ufficiali del comune di Pietrelcina, io sto sono qui sulla arrivati strada a Pietrelcina, Vittoria, 1,5 milioni di acquisti. Quando si sono fermati a Benevento? Allora, la proposta che abbiamo fatto come consiglieri di opposizione, con me primo firmato, firmatario, è stata quella di dire, guardate, visto che c'è questa possibilità e non dobbiamo inventarci nulla, no? Non è che dobbiamo inventarci qualcosa per attrarre i turisti, li teniamo già, passano, transitano sotto casa nostra, cerchiamo di farli fermare in città. Possiamo salvare la MTS e cercare di rendere le attività commerciali, di dare un po' di economia alla città. Inseriamoci all'interno dei tour operator nazionali ed internazionali. Proponiamo la possibilità di poter fare una visita, di poter far fare una visita in città a questi turisti che è vanno poco su Pietrelcina. Perché l'abbiamo fatto anche con il sindaco di Pietrelcina. No, sto dicendo un'altra cosa. No, avete fatto il protocollo di intesa con il sindaco di Pietrelcina. Sto dicendo un'altra cosa. Hai inteso una cosa sbagliata. Ascolta, sei attento tu, sei tu che non sei attento. Sto dicendo un'altra cosa, non il collegamento automobilista, sto dicendo di cercare di intercettare attraverso i tour operator nazionali e internazionali i turisti che vanno a Pietrelcina. Li andiamo a prendere con gli autobus dalla MTS alla rotonda dei Venti. Anche se avete fatto un terminal bus nella parte opposta che ancora non è funzionante, spesi non so quanti milioni di euro, non funziona stadio, perché non ci vogliono andare, perché in tutte le città del mondo, i terminal bus vengono fatti dove ci sono gli snodi ferroviari oppure aeroporto. Ve lo devo dire, l'unica città del mondo che ha il terminal, però l'unica città del mondo che ha il terminal nella parte opposta è Benevento. Però ovviando a questo a porta problema, posto di che cosa? Hai dimenticato che là c'è uno stadio e c'è anche un polo scolare. E c'è anche un polo scolare. Scuole, anche a Piazza Lungimento c'è il polo scolare. Ma che c'è lo stadio? Perché i tifosi vengono con l'auto? Ma proprio perché c'è lo stadio. Ma no, è esattamente il contrario. Ma perché i tifosi vengono con l'auto? Aspetta, io ho fatto una trasmissione dove abbiamo affrontato questo argomento e proprio perché lì c'è lo stadio non avrebbero mai dovuto costruire il perché c'è un problema di sicurezza. No, c'è un problema di sicurezza. No, Luigi, quando domenica l'aumento di B hai un servizio in più per chi. No, se andiamo in Serie B, dove li metti? Dove li fai mettere? Fammi guardate, lo spazio ragazzi, palla se andiamo, li metti là. Posso dire una cosa? Comunque stavo continuando. Specializzati dicevano che proprio se andiamo in Serie B ci sono problemi di sicurezza. Quindi è esattamente il contrario. Di capienza dello stadio. Dobbiamo spostare anche il mercato del sabato. Problemi se andiamo in Serie B uno solo, il mercato. Solo comunque quello, dicevo, ve lo posso garantire. Di utilizzare gli autobus della MTS. Perché il terminal bus, con ordinanza sindacale, lo puoi spostare dovunque. Dopo che l'hai costruito, Enrico. Per quella giornata. Per quella giornata. Non funziona, non per ci vanno. Giornata. Ma gli autobus delle autorità non ci stanno andando, Enrico. Non ci stanno andando perché la provincia ancora perché non è funzionale, Enrico. Sono solo tre che crea il problema, non gli autobus. È chiaro che la domenica gli autobus visto che abbiamo... E la struttura, come la sposti la domenica la struttura con l'ordinanza? 13 postazioni di autobus, di è un po' come la storia del benzinaio allora, no? Non è che viene messo là, non abbiamo la possibilità di metterceli. Chi ci mandiamo? Però c'erano i soldi, sono state fatte fiumi di trasmissioni su quell'argomento. A suo tempo io intervistai l'assessore al commercio Luigi Bocchino, Antonio Bocchino, che poi è anche deceduto, poverino, facemmo forti trasmissioni su questa questione della distributore di benzina. Non è vero, solo che gli amministratori di un tempo si assumevano le responsabilità e ammettevano pubblicamente gli errori. L'ipotesi rispetto al patrimonio UNESCO e quindi rispetto alla possibilità di intercettare... Ma che fai? Ci fai le domande e ti risponde? Aspetta, no, è perché visto che mi interrompete, no? Se prendi gli autobus dalla MTS... Ma si fa le domande e si risponde, parla solo lui. Noi andiamo Si fa solo le domande tu. E si risponde. Dicevo, prendi gli autobus da Pietrelcina, adesso mi fai parlare, dai, fammi capire qual è l'altro argomento che vuoi affrontare. E te lo dico. O vuoi avere un po' di rispetto di chi conduce la trasmissione? No, Enrico, io non ti ho interrotto. Non mi hai interrotto, non ho mai iniziato. Vedi che belle idee, che belle iniziative. Abbi pazienza. Vedi che però aspetta, andiamo per gradi, perché sennò se facciamo un ragionamento a 360 gradi non arriviamo da nessuna parte. Se con gli autobus della MTS... li andiamo a prendere alla rotonda dei Venti, non avendo un terminal lì, se lo avessimo fatto lì. Scusa, ti posso fare una domanda? Chi dobbiamo andare a prendere alla rotonda dei Venti? Non l'ho capito ancora. Ma là lo sai che ci sta la rotonda dei Venti? Là ci sta la polizia ogni giorno. Ma io, per favore. Ma la cronaca ogni giorno ci consegna di arresti, di dominicani, di cose. Ma chi andiamo a prendere alla rotonda? Io non voglio essere ridicola. Vittoria, li vai a prendere dove vuoi tu. L'importante è che li vai a prendere con gli autobus. Dicevo la rotonda per dirti che
è una zona di passaggio, quindi li possiamo intercettare lì. Poi decidi tu, lasciamo decidere, io devo decidere tutto allora, a me, stanno delegando stasera. Questi turisti li accompagniamo alla, un periodo che sono le colpe sotto alla rocca, li accompagniamo alla rocca, li facciamo transitare con delle guide turistiche, Corso Garibaldi, prima ci dovrebbero essere le guide Santa Sofia, gli facciamo vedere l'Arco di Traiano, gli facciamo vedere il Duomo, gli facciamo vedere l'Ortus Conclusus, gli facciamo vedere l'Anfiteatro Romano. 4-5 euro all'interno di tour operator. Se vengo un milione e mezzo, però non mi devi interrompere. No, vabbè, ma mi interrompo loro, mi interrompi anche tu. Dai, non fare la maggioranza anche tu. Noi dobbiamo stare con i piedi per terra, questo è il problema. Guarda, che questo è semplice. Inserirsi all'interno di tour operator nazionale e internazionale. Ma sai cosa significa? Basta contattarli questo? E dire: guardate, nel programma di Pedro C. Una sola volta è stata fatta a Benevento, una riunione significa, guardate, nel programma per Pietrocina, inseritevi nella visita a Benevento per 4 euro. Una sola volta in questa città è stata fatta un'operazione seria di tour operator, dove furono riuniti i migliori tour operator del territorio nazionale, si riunirono a Villa dei Papi e fecero un incontro proprio per parlare dei pacchetti turistici della città. Bisognerebbe fare questo, ma nessuno lo fa. L'idea che mi proponi tu mi hai fatto vedere tutto il percorso, ma mi sembrava quando Totò e il paltò di Napoleone ci sta qua dentro, portami pure il resto. Cioè, scusa, che significa? Luigi, noi dobbiamo ragionare su fatti concreti. Questo non è concreto. Un milione e mezzo. Basta che li chiami tour operator. Chi li deve chiamare? Il turismo religioso. Ci deve essere un'idea, te la devo graficare, Vittorio. L'impressione che forse non hai perché non ti posso spiegare. Vittorio, ti spiego che ma non riesco a cogliere perché ma gli altri come si inseriscono all'interno dei ma l'idea può essere, cioè l'idea può essere anche, diciamo, un'idea positiva, non sto discutendo. La devi formalizzare, la devi mettere su carta e poi la devi realizzare. Ma chi lo deve fare questo? L'amministrazione, mica la posso fare io. Un piccolo l'amministrazione. Il turismo religioso, e non solo l'economia, anche per la città. Il turismo religioso che si porta a Pietrelcina, nel numero che dice Gigi, di un milione e mezzo di abitanti, di Pietrelcina, è un turismo non di tour operator, è un turismo che si crea in parrocchia, pane e frittata. Benissimo. Allora, spesso è toccato e fuga. Enrico Castiello sta dicendo una cosa che ancora di più dà la zappa sui piedi al comune di Benevento e all'amministrazione, perché essendo appunto un turismo di tipo pane e frittata delle parrocchie, io gli do perfettamente ragione, la città di Benevento dovrebbe essere così attrattiva, così capace di attirare questo tipo di probabilmente turismo. Probabilmente è un tipo di turismo religioso che, nonostante sappia che Benevento è una città che merita una visita e quindi 3 ore per poter girare e vedere qualcosa di interessante. Come entrano i pullman in città? Ti faccio questa domanda. Scusami Luigi, noi abbiamo ai varchi della città, agli ingressi della città, dei cartelli che impediscono l'accesso agli autobus in città. Allora, se tu mi vuoi portare, allora mi spieghi come possiamo essere noi città di turismo, città UNESCO, se impediamo, e queste lamentele sono venute qui in redazione da parte degli operatori del settore. Io la penso come te, ma c'è l'opportunità di facciamolo, Enrico. So che qualcuno ha parlato anche con te. Come no? Quindi tu sai che dico il vero. Conosco benissimo la questione che è nata nel 2004 con l'assessore all'epoca Gino De Minico. La conosce anche Raffaele Del Vecchio e sappiamo benissimo che gli autisti che in qualche modo vogliono poter entrare in città hanno la difficoltà di doversi far autorizzare. Visto che la conoscete, cosa fate? Aspetta, sono anni che dura questa cosa che non si riesce a superare. Però sai che cosa fa? Sai che cos'è? Mette in difficoltà solamente quei pullman che lo decidono all'ultimo momento, che decidono di avere un'ora in più. No Enrico, il problema è complessivo, perché io so che qualcuno ha parlato anche con te, perché sì, sono venuti qui da me, quella di operazione, mi hanno scritto Luigi, allora sono venuti, ma tu conosci tutte le questioni. Queste cose non sono attinenti, perché quella questione è composta, perché la MTS poneva un problema rispetto ad Unico Campania, che entrando, facendo entrare gli autobus in città, c'era un mancato introito per la MTS, per cui la MTS si assunse l'impegno, attraverso l'amministrazione comunale, di fare in modo che quel servizio che
doveva essere fatto dagli autobus extraurbani, veniva fatto dalle MTS. Stiamo parlando di pullman turistici. Stiamo parlando di pullman turistici, Luigi. Allora, sono venuti qui degli operatori di settore, per correttezza, non faccio nome, ma so che hanno parlato anche con Enrico Castiglia, perché mi hanno fatto nome e cognome dell'assessore con il quale hanno parlato, ed è Enrico Castiello, che lamentavano questo problema. Arrivano nella nostra città dei pullman turistici che trovano ai quattro ingressi, Rotonda dei Pentri, Vittime non di Nassiria, è proprio così. Si insomma può bene al o male, si può arrivare al terminal, al terminal soltanto, si può arrivare dove sta scritto vietato l'accesso ai pullman, ragione per cui i turisti si può arrivare la tangenziale e vanno direttamente alla... Ci sono dei percorsi, questo, ci sono dei percorsi, perché il decreto legge il 156 c'è qualcuno che questi impone percorsi di evitare l'ingresso in città. Ho capito Luigi, però noi puntiamo su questo, cioè cerchiamo anche la deroga, dovevi organizzare con la MTS, c'è un'organizzazione, sì vabbè ci organizziamo pure con la MTS, però facciamole queste cose, fai fare cassa la MTS, la salvi, facciamole queste cose, facciamole. Allora buonasera, ma i consiglieri di maggioranza cosa fanno? Sono buoni solo ad alzare la mano, mai proposte non ne fanno, e la nostra bella città muore. Buona serata a tutti, Giovanni. Qui ci sono anche i numeri di telefono, dopo se li volete chiamare così potete anche parlare con i sono nostri telespettatori. Siamo lui, giustamente, per me questa città non sta morendo, giustamente per il telespettatore, per lui sta morendo. Io ti dico che negli ultimi 10 anni. E come vive Peppe? Dimmi un momento di vita, dimmi la vita Vittorio, di questa città. Ma tu non è che dov'è? Puoi dare le cose. I giovani non ci sono più. Noi siamo è una città vecchia, da una città morta. Ti ho detto già dall'inizio. Ma non possiamo sempre guardare il passato. Non sto parlando, io sto dicendo quello che noi abbiamo fatto. E che cosa avete fatto? Stiamo riqualificando due quartieri che nessuno. Ma quando mai? Ma il rione Liguria, vogliamo parlare del rione Ferrovia, stiamo qui sopra, io lo transito ogni giorno. Le fontane che non funzionano, la colonna idroterapica incompiuta, i marciapiedi. Ma non funziona? Non è vero che funziona, non diciamo sciocchezze, io ci passo ogni giorno. A giorni alterni. Io ci lavoro. A giorni alternati, infatti. Un giorno sì e cinque no. Vabbè, bisogna andare a risparmio, c'è la crisi. Siamo ventottesimi, non aver saputo gestire la crisi. Era anche l'acqua costa, c'è crisi. Ma la colonia idroterapica, che cos'è lì? Ci sono stati dei problemi. È sempre problemi. C'è la rullo. E i marciapiedi, ci sono delle delibere che dovevano fare, che parlavano della crisi. Non so, credo. Fatto, se è scaruvato tutto dopo tre settimane. Non si è scaruvato niente. Ho capito, si è allagato. Non era collaudato. C'è l'auto, non era collaudato. Lo so, ma infatti non poteva essere aperto. Però l'hanno inaugurato. Ma non poteva essere, come dire, attraversato e utilizzato perché non c'era il collaudo. Non mi ricordo se stavano pure loro quando l'abbiamo inaugurato. Ecco, non c'era il collaudo. Vanno a inaugurare oggi, dopo non era inaugurato. Tutto è... Ecco, Peppe, c'è un... hai inaugurato Cellarudo, non lo potevi inaugurare. Hai inaugurato il parcheggio di Porta Rufina e poi l'hai considerato... Due volte l'hai inaugurato Porta Rufina. In questo, devo dire, una volta dato ragione a Vittoria che erano solo spot elettorali. Si allontana di pochi metri, il peggiore del mondo. Questa è la cosa che non no, noi stiamo guardando i fatti. A me non interessa la politica, Peppe, perché io sono una giornalista. Io vi sto rappresentando, vi sto leggendo degli sms. Ne è arrivato un altro che dice: scusate, e l'anfiteatro romano, sporco, dove lo mettiamo? È un altro sms. Tu lo sai benissimo. Allora vi voglio romano, dire: ci possiamo entrare. E ho capito che non ci potete entrare, perché sono un sindaco di una città, opera anche di imperio per il bene della città. Quello che fa De Luca a Salerno. Prendendosi pure le denunce. Prendendosi anche le denunce. Scusami, ma quale cittadino ti condanna se ti prendi una denuncia per il bene della città? Lui si è preso una per denuncia il bene della città. Per aver determinato scusate, la possibilità di impianto che smaltisce. Che cosa deve fare? Che smaltisce l'umido. Ma non si può. Si è preso una denuncia per aver realizzato un impianto che smaltisce l'umido. Appunto. Però così facendo i cittadini pagano meno tasse. Pochissimo come tasso, è chiaro, e fanno cassa e hanno fatto occupazione. Chi ti poteva mai condannare? Però chi poteva mai condannare? Io non ho detto che il sindaco è indagato. Non ti ho detto, guarda, non farmi dire cose. A me piace, a me fa tenerezza. Luigi, a me fa tenerezza questo atteggiamento da fedain di Peppe Zollo. È proprio bravissimo. E vede il sindaco, può essere contento che ha degli uomini così solidi al suo fianco. Sì, mi aspettavo di fare l'assessore in questa amministrazione. Alla fine è successo che per questione di numero non l'ho fatto. Non l'hai fatto. Io non faccio delle cose all'interno del Consiglio Comunale per poter, in tutte le maniere per poter far sì di andare a fare l'assessore. Certo. Non lo faccio. Evidentemente la gente, se ti dovesse premiare, domani questo abbiamo avuto per tre mesi o quattro mesi l'assessorato ai servizi sociali senza un assessore. Perché bisognava decidere e alla fine poi è stato scelto il criterio numerico. Se fosse stato quello il criterio da dover adottare,
bastava insomma che l'assessore venisse d'accordo il giorno dopo due giorni e abbiamo avuto quattro mesi senza assessore alla fine e cittadini. Ecco, questa è un'altra domanda che vi faccio, no? Allora, Enrico è stato anche assessore delle consigliere delegato allo sport, quindi conosce molto bene anche le problematiche del mondo sportivo. Benevenuta, io in ogni trasmissione, quando facevo, ho fatto per 5 mesi, 6 mesi la trasmissione Sfidiamoli, alla quale nessuno di voi ha mai avuto il coraggio di venire, seppur invitati, se siete stati invitati a ogni, no, siete stati invitati a ogni puntata, vabbè, non riapriamo questo argomento, poi da ottobre, da ottobre, sì, vabbè, da ottobre non riapriamo la polemica, da ottobre poi vi dimostrerò. Invitavi però non ce lo dici. Ma come vedi sto qui, quindi non vi temo, cioè non è un problema per me. Non è un problema. Quindi siamo sì, ma era un altro contesto, perché era un altro contesto, era un altro modulo di trasmissione, ma lasciamo perdere. Comunque stavo dicendo, in quella trasmissione io ogni settimana ho ricevuto delle segnalazioni sulla questione del campo della Pietà. Ecco, quello è un'altro incompiuto. Contratto tra l'altro anche pericoloso. Santa Maria degli Angeli. Il fatto che noi abbiamo messo una regola sugli impianti sportivi in questa città che non c'era da oltre 30 anni, nessuno dice niente su questo, no? Che gli impianti sportivi sono stati dati a tutti, di sì, qualsiasi però, tipo di cittadino che non mette il piatto a tavola, gli interessa poco. Il cittadino non mette il piatto a tavola. Io sto parlando del cittadino. Al signor Zollo c'è un messaggio per te, Peppe. Al signor Zollo volevo ringraziarlo con tutta l'amministrazione. Ha riqualificato bene il rione ferrovia. Ci vivo da 47 anni e solo ora ho visto tutte queste prostitute. Grazie Zollo e compagni di merenda. Ma chi è questo? È un cittadino, io li leggo i messaggi, io li leggo. Ma che c'entra le prostitute con questo? Con il degrado del quartiere, è conseguenziale. Il degrado del quartiere è conseguenziale, no? È chiaro, il cittadino. Insomma, addossare i cittadini. No, vabbè, ma non è addossare. Non è una, no, Peppe, ma non è una questione di addossare. Allora, il sindaco di una città, nell'immaginario collettivo, diventa il bene e il male, il terminale di tutto. È automatico, perciò io dico, quando uno fa l'amministratore, sa cosa va incontro. Io ci lavoro a Rione Ferrovia, ci ho visto tanti anni, e ti dico che oggi non ma ci lavori, no? No, ci lavori, no. Peppe è un no, non ci lavori più, mo, dai. Non c'entra nulla con le per la verità, lui è un'ottima persona, con lui prosciutto proprio non c'entra nulla. Anche perché non vorrei che venissi scambiato per qualche lagnaccio. No, vabbè. Riguardo la questione degli impianti sportivi, però, hai aperto una secondo me, un po' una frattura, perché comunque... Anche qua si fa la domanda. No, lei ha parlato degli impianti sportivi. Ha parlato del contratto di quartiere. No. Se parlava di impianti sportivi... No, lei ha parlato. Tu hai fatto il consigliere delegato allo sport. No, io ho fatto la domanda a lui per quanto riguarda il campo sportivo La Pietà. Vabbè, volevo sapere un attimo da lui. Attualmente, gli impianti sportivi, stai parlando di... E se mi fai finire, posso dire qualcosa? Volevi parlare prima tu, Enrico? No, voglio sentire lui. Sulla questione degli impianti sportivi, dicevo, secondo me hai toccato un argomento, secondo me, estremamente importante. E su questo, consentimi, non sono neppure tanto d'accordo con Gino che dice a Peppe, il cittadino che non ha il piatto a mettere a tavola, che se ne frega. Purtroppo non è così, perché una famiglia che è disagiata... uno dei, diciamo, degli sfoghi più importanti può essere lo sport per un bambino che viene tolto alla strada e soprattutto chi non ha la possibilità. Ne abbiamo parlato varie volte anche con Gassini. La si può dare attraverso degli impianti sportivi che sono manutenuti bene, sono tutti a norma. Ecco, la situazione degli impianti sportivi a Benevento, anche in questo caso, purtroppo è un po' drammatica. Però devo dire, questo lo devo dire perché poi sembra che uno invece dice tutte cose negative, che insieme abbiamo portato avanti un discorso serio sul regolamento degli impianti sportivi. Non c'era assolutamente regolamentazione, non era proprio normata questa situazione, e adesso è stato fatto un regolamento ad arte con 2 anni di lavoro. Questo regolamento adesso è operativo, piano piano si sta cercando di riuscire ad intervenire su degli impianti che hanno delle situazioni veramente drammatiche e anche paradossali in alcuni casi. Cioè ci sono gestori che hanno impegnato fior di quattrini e attualmente risultano morosi col comune, cioè una cosa clamorosa. Perché? Perché sempre per colpa della solita burocrazia e dei tecnocrati che non sono riusciti a portare avanti determinati discorsi che erano stati impostati allora con la famosa delibera numero 157. Ora, che cosa succede? Fin quando, devo dire la verità, fin quando c'è stato Enrico Castiello come consigliere delegato, ci siamo più volte riuniti. Il regolamento l'abbiamo varato con Peppe Zollo alla presidenza della commissione sport, questo bisogna ammetterlo, e devo dire la verità, abbiamo lavorato bene. Quando Enrico come consigliere delegato ha preso in mano la situazione, insieme con l'osservatorio degli impianti sportivi, che è costituito per la maggior parte dei consiglieri componenti della commissione e anche da organi esterni come il presidente del CONI, come il delegato delle associazioni sportive,
Insieme abbiamo portato avanti un discorso e stiamo cercando di risolvere i problemi seri che riguardano gli impianti sportivi. Adesso, purtroppo, questo però lo devo dire, da quando Castiello ha perso la delega, e il sindaco quella delega l'ha tenuta per sé, non l'ha data a nessun altro. Un'altra che ha tenuto per sé, ho ragione ha tenuto per sé, non l'ha data a nessun altro, io mi sarei aspettato che quantomeno la riassegnasse almeno a Castiello, che aveva già seguito la questione. In quel caso, da allora si è bloccato tutto. Poi Zollo si è dimesso anche da, da presidente della commissione. Abbiamo aspettato 3 mesi il PD che decideva di trovare un nuovo presidente. La quadra. Nel frattempo io da vicepresidente ho cercato di portare avanti il discorso, di mantenerlo comunque vivo. Abbiamo fatto degli incontri. Adesso, dalla prossima settimana, dovremo avere finalmente l'incontro definitivo per cercare di sistemare la situazione dei primi 3 impianti, che sono, nell'ordine, 1 il campo Mellusi, 2 il Pala Parente e 3 i campi da tennis di Via Atlantici. Questi sono impianti che sono o scaduti o in scadenza e il regime di... Quello voglio capire. Sta all'interno di un progetto, di un contatto di quartiere. Bloccato il progetto, si blocca anche quella questione, che era soprattutto di tipo sociale, insomma, diciamo così, importantissima. Sì, quindi io devo dire, sugli impianti sportivi è stato fatto un buon lavoro. Questo cosa testimonia, Vittoria? Testimonia che laddove ci sono persone che hanno volontà... Cosa è stato fatto per il mio Martini? Per il mio Martini, sì. Allora, per il Paladua è una situazione temporanea, è stata fatta una delibera di giunta, però è una situazione temporanea perché anche lì bisognerà fare una gara, un affidamento per risolvere la situazione. Ma nel frattempo, c'era il tempo che incombeva, i campionati che iniziavano, le società che giustamente reclamavano un posto, è stato dato in affidamento contestualmente alla palla a mano e società di calcio a 5. È arrivato un altro SMS e purtroppo inizia così: vergognatevi, ci hanno tolto l'unico punto di aggregazione a Rione Ferrovia, l'unico punto di ritrovo, specialmente in estate, era la Colonia. E il signor Zollo lo sa benissimo. Stiamo riqualificando, bisogna dire la verità, anche sul mio Martini, Vittoria, è stato finalmente, grazie al regolamento, è stato istituito e fatto il bando di gara. C'era la prorogazione da... Voglio sentire un attimo sulla Colonia, scusami. No, dico mica che l'abbiamo tolta la Colonia, siamo riqualificati. E quando finiscono i lavori? Perché in genere lavorano una data di inizio e una data di fine. Mesi, però non 8-9 mesi. 8-9 mesi ancora. Quindi, forse l'estate prossima. Da poco si riprendono i lavori. I soldi ci sono, purtroppo ci sono. Ah, quindi i soldi ci sono adesso. I soldi ci sono. No, perché c'è chi dice che i soldi non ci sono, c'è chi dice che i soldi non si capisce bene. Qualcuno che è venuto qua dice non c'erano più soldi, i conti erano sbagliati. Ma adesso stanno lavorando. Non di sbagliato è un altro discorso. Stanno lavorando alla Colonia adesso. Questi sono dei soldi pubblici, non come la spina commerciale. Stiamo parlando dei soldi pubblici, sì, di più Europa. Che noi abbiamo, siamo riusciti a intercettare con una... Sì, se puoi leggere... Comunque la colonia idroterapica naturalmente non la stiamo togliendo, la riqualificheremo nel modo migliore possibile. Il progetto sta agli atti, se uno può anche andare a controllare e vedere il progetto com'è. Sicuramente sarà bellito, sarà riqualificato. Quindi fra 8-9 mesi avremo la colonia idroterapica, ok. Ti devo dire, sulla questione I tempi erano molto più corti naturalmente, poi ci sono stati dei problemi. E tutti i tempi allungano, tutti, sempre su tutti i lavori si sono allungati i tempi. Non ce ne però fino, fino ad oggi non abbiamo delle cose chiuse, ferme, non fatte più. Questa è stata una città pure che tu lo sai benissimo. Scusami, tipo, allora no, su questo non ci sto, perché allora colonia idroterapica è incompiuta, le fondane non funzionano, campo della Pietà è in quelle condizioni, le fondane funzionano, c'è Santa Maria degli Angeli, c'è la Rulo, il ponte San Nicola, Spina Verde, sette mesi fermi lavoro. Scusa, ma come fate a dire che le cose lavorano? Ma se noi abbiamo pagato 8 milioni di euro per quella spina commerciale, ma la fondana Piazza Bissolati funziona? Scusa, dove funziona la fondana Piazza Bissolati? No, ma poi non funziona, a volte no, a giorni alterni funziona, non funziona, è ancora cantiere. Scusate, ma è appunto un incompiuto, ma quando ci vuole per fare una fondana? Non è un incompiuto, è ancora cantiere, non è che ha funzionato l'altro ma la fondana e adesso è guasta, ma mi prego, la fondana... bisogna inaugurarla quella della Piazza Pizzolata. Quindi dobbiamo fare l'ennesima inaugurazione, la fondana è la... No, c'è ancora, Enrico, scusami, è ancora recintata. Quindi le opere si fanno per essere inaugurate. Enrico, scusami, la fondana qui a Piazza Colonna è lo stesso, non funziona. Ma non funziona, non funziona, per favore, io quasi... Ma io vengo a lavorare qui e ci passo ogni giorno. Un problema di potenza della Adesso qual è il problema? Allora, 2 giorni prima vanno a tagliare l'erba al centro di San Modesto,
due giorni dopo arrivano e scassano tutto, praticamente fanno i lavori, chiudono la piazza, due giorni prima avevano tagliato l'erba. Due giorni prima, una cosa clamorosa, cioè tra i settori non sapevano, poi hanno recitato tutta la misura, tra i settori ambiente e lavori pubblici non sapevano che due giorni dopo si andava a intervenire là, due giorni prima avevano tagliato l'erba, a qualcuno hanno pagato, a qualche ditta per fare questi lavori, due giorni dopo sono andati lì, hanno avviato i lavori, hanno recintato l'area, hanno messo tutto. La riqualificazione di quella piazza non l'ha detta, ha parlato solamente dell'erba che stava tagliata là dentro. Vabbè, noi siamo qualificazione, no. Io ho detto semplicemente scollamento tra i settori. Ma chi si è ricordato di Piazza San Modesto? Qualche amministrazione o noi? Ma voi state voi da 11 anni ormai, 10 anni su. Scusate, sono 10 anni che state ricordando la questione. Ha guardato l'erba che stava valendo, ma no, siamo in chiusura, possiamo far passare. Ci mancava che non vi ricordavate. Siamo in chiusura, Enrico, perché ho il telegiornale con la pubblicità, purtroppo anche noi. Ovviamente ci ritroveremo, perché questa è una trasmissione che andrà avanti, abbiamo affrontato tantissimi argomenti, è chiaro, perché in un contesto del genere. Preferisco operare, devo dire la verità. Certo, è chiaro, ma un assessore deve operare, l'assessore è delegato a quello, infatti l'assessore deve operare. Poi partecipare alle trasmissioni è un modo per rappresentare alla città quello che si sta, quando che si sta se, facendo. Quando, certo. Quando si può fare, perché certo, no? Certo, infatti, e tu l'hai sempre fatto, te ne devo dare atto. A differenza di tanti tuoi colleghi che non lo fanno, o forse non hanno il coraggio di farlo. Bene, io comunque ringrazio, o forse perché non hanno niente da raccontare. Rispetto alla operatività. No, questa la dico loro, io come, ti devo dire, come se giornalista. Se mi dai gli argomenti, io posso anche cercare di difendere qualche posizione, perché così sparare nel mucchio non è non sono è tre anni che ci dicono questi 9 mesi, e vi informo, anche se voi amministratori dovete saperlo, i lavori sono fermi a Piazza Bissolati, è in cantiere mezza transenna che cade ogni giorno e la puzza dell'acqua morta è tremenda, se volete domani vi accompagno. Questi sono i cittadini che chiamano, non sono, sono sms che arrivano, abbiamo il numero in sovraimpressione, quindi dobbiamo prendere atto di queste denunce, tra virgolette, che vengono dalla città. Bene, io comunque ringrazio gli ospiti di questa sera, Luigi Trusio, Enrico Castiello, grazie, Luigi Ambrosone e Giuseppe Zolo, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguiti, sempre numerosi, lo dimostrano i tanti sms che arrivano in trasmissione, e ovviamente noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21, su LTV con Oltre il Comune, con la replica di questa trasmissione a partire dall'1:30 di stanotte e poi repliche domani e per tutta la settimana. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E noi on board, stamattina mi ha scettato su, adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vada a fornire, ma non mai.